Benvenuti. Benvenuti a tutti i cittadini, a tutti gli amici che sono venuti da fuori città, con grande stima e simpatia che accogliamo insieme il professore Sgarbi, che ha inteso ancora una volta privilegiare la nostra comunità con la sua gradita presenza e al quale porgiamo il riverente saluto della città e della civica amministrazione. Il tema di quest'anno dell'Università d'Estate, lo spirito dei luoghi, già in verità eccellentemente trattato con le lezioni precedenti, è particolarmente in sintonia con il libro che stasera verrà presentato di Vittorio Sgarbi e Michele Ainissi, La Costituzione e la bellezza, dove appunto vengono promossi valori identitari veri e straordinari. Ci sono stati momenti della nostra storia in cui, forse a causa di miraggi di antichi e possenti lignaggi, era la forza della conquista ad incarnare in modo universale il sentimento di identità nazionale. Oggi sappiamo benissimo che possiamo e dobbiamo puntare su altre risorse, su altre ricchezze, su altri tesori di cui l'Italia è piena. Se l'Italia è una repubblica fondata sulla bellezza, cito dalla rete Unilibro, come è stato recentemente proposto in Parlamento, non c'è dubbio che l'abitudine al bello e un patrimonio artistico e culturale che non ha eguali nel mondo sia il vero elemento unificante degli italiani e come tale si riflette nel testo della Costituzione promulgata nel 1948. Michele Ainis e Vittorio Sgarbi compongono un inedito commento letterario e illustrato alla nostra Costituzione in 16 capitoli, uno per ciascuno dei 12 principi fondamentali e dei 4 titoli in cui si articola la prima parte della nostra Carta. Un incontro tra arte, letteratura e principi che rivela la bellezza di un documento a cui contribuirono intellettuali come Croce, Marchesi, Calamandrei, capaci di esprimere nel rigore della forma un'altissima sensibilità letteraria. Non voglio rubare altro tempo e quindi mi avvio alla conclusione facendovi una confessione. In un primo momento non avevo ben capito cosa c'entrasse la bellezza con la Costituzione. Poi ho finito per apprezzare moltissimo e condividere con gioia tale accostamento dopo aver letto una nota diffusa nel giugno del 2013 da quel grande colosso della finanza mondiale che è J.P. Morgan a proposito della crisi mondiale e che, se mi consentite, ora vi vorrei rassegnare. Quando la crisi è iniziata, era diffusa l'idea che questi limiti intrinseci avessero natura prettamente economica, ma col tempo è diventato chiaro che esistono anche limiti di natura politica. I sintomi politici dei paesi del sud, e in particolare le loro costituzioni, adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. E ancora, i sistemi politici del sud sono nati in seguito alle dittature e sono rimasti segnati da quell'esperienza. Tendono a mostrare una forte influenza socialista che riflette la forza politica che i partiti di sinistra hanno guadagnato dopo la sconfitta del fascismo. I sistemi politici nell'Europa meridionale hanno di solito le seguenti caratteristiche: leadership debole, stati centrali deboli rispetto alle regioni, la tutela costituzionale dei lavoratori, il diritto di protestare se i cambiamenti sono sgraditi. Vi è una crescente consapevolezza della portata di questo problema sia nel centro che nella periferia. Ora, io ho finito, vorrei soltanto avere il piacere di ringraziare alcune persone che hanno contribuito alla realizzazione di queste manifestazioni e quindi parto dall'assessorato al centro storico del Comune di Cosenza, dalla Fondazione Italia Domani, Rubettino Industrie Grafiche ed Editoriali, Associazione Culturale Fiore di Lino, Istituto Superiore Luigi Costanzo, Associazione Prologo di Cioveria Mannelli, Associazione Imprenditori del Reventino.
per quanto riguarda i media, Radio Radicale, Uninettuno, Liberi TV, Cal News, La Mezza in Strada, ST Television. Segreteria dell'Università d'Estate, gestita dai soci dell'Associazione Culturale Fiore di Lino, guidata dal presidente Antonio Abruzzese, col supporto di un favoloso gruppo di giovani soveritani, Eclipse di Danilo Perri, che ha curato il servizio Audio Luci, Guglielmo Cerianni e Fulvio Abruzzese per le grafiche della manifestazione. Tutti ragazzi in gamba al servizio della nostra città. Vi ringrazio di cuore, ragazzi. Sì, buonasera. Allora, di spirito dei luoghi parlava il sindaco Cerianni, e spirito dei luoghi è il titolo, come è stato detto, di questa Università d'Estate, tra l'altro titolo che ci è stato suggerito da Vittorio Sgarbi e che ha tenuto insieme i ragionamenti che abbiamo provato a fare in questi giorni, partendo appunto dai territori e dai luoghi come punto di riferimento privilegiato per la scoperta e la crescita dei nostri territori, ragionando appunto di cultura, di valori, di saperi, di identità, di paesaggio, di bellezza, come armi segrete del nostro paese, quelle armi in più che possono far crescere il nostro paese. È stato detto, la prima lezione è stata tenuta da Paola Dubini, che è un economista della Bocconi e che quindi ci ha aiutato a ragionare su come economia e cultura, o meglio come la cultura può generare economia, come investimento in cultura e potenziamento delle filiere creative e culturali. Poi abbiamo avuto Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera, il quale è stato protagonista della scoperta di Matera fin dagli anni 50 e della riscoperta e della rivalorizzazione fino al riconoscimento di Matera come capitale culturale 2019 europea. E quella di De Ruggeri è stata una bellissima orazione civile nella quale ha ricordato come dal basso e attraverso la cultura si può cambiare il destino del Mezzogiorno. Avremo ancora Massimo Brai il 2 settembre, che è stato, come tutti ricorderete, ministro della cultura ed un importante esponente della cultura italiana. E poi voglio anche ricordare, fuori dall'Università d'Estate, tra le manifestazioni che faremo in settembre, il premio Calabria Ambiente, che sarà consegnato quest'anno ad Andrea Carandini e al FAI, che è una di quelle grandi istituzioni che dal basso in maniera diffusa contribuisce a rendere più bello il nostro paese, premio Calabria Ambiente che viene organizzato in collaborazione col WWF. Saluto Francesco Bevilacqua, che è il presidente onorario del WWF Calabria. Oggi abbiamo Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi che appunto presenta questo libro scritto insieme a Michele Ainis, appunto intitolato Costituzione e Bellezza, nel quale appunto si mettono insieme questi due grandi marcatori identitari del nostro paese. Tutti sappiamo quanto la Costituzione ha costituito la spina dorsale del nostro paese e Sgarbi ci ricorda quanto la bellezza sia uno di quegli elementi unificanti del nostro paese e uno di quegli elementi che dà forza al nostro paese. Sgarbi, per esempio, in questo libro parla della come mantenere l'integrità della Costituzione e del paesaggio e ci ricorda che entrambe queste cose, Costituzione e bellezza, vanno consolidate, cioè si possono modificare ma provando a rafforzarle, non a stravolgere. Tra l'altro in alcune pagine del libro Sgarbi profeticamente parla anche del terremoto, nel suo caso si riferisce al terremoto dell'Aquila, ma ci ricorda come appunto il consolidamento di queste istituzioni sia quello che serve a un paese per non farlo crollare. E poi è bello vedere come in qualche modo la bellezza e la Costituzione hanno tantissime cose in comune. C'è un diritto alla bellezza, così come la Costituzione può essere considerata un monumento. E qui si innesta anche un secondo livello di ragionamento che stiamo portando a provare avanti con l'Università d'Estate, cioè ragionare di bellezza, di paesaggio, di patrimonio, di luoghi calati nei luoghi marginali dell'Italia, in quelle aree interne, in quella spina dorsale del paese, che riprendendo una distinzione di Manlio Rossi Doria, che parlava di osso e polpa, per ricordare come le aree interne, le zone rurali, agrosilvopastorali, erano ingiustamente considerate uno dei luoghi da cui spostarsi e che invece possono costituire la ricchezza. Ecco, partendo da questi luoghi, da questi paesaggi, da questa bellezza, forse si può provare a sperimentare modelli nuovi, provare a sperimentare una politica meno astratta e più rivolta ai problemi concreti dei luoghi.
Ci sono due articoli della Costituzione che in qualche modo, tra gli altri, nel libro Sgarbi ci aiuta a tratteggiare meglio, che sono l'articolo 9, che è chiaramente quello che parla di tutela del paesaggio, e l'articolo 5, che parla del ruolo delle autonomie locali. Questi due articoli, letti insieme, ci dimostrano come i costituenti nel 1947 pensavano in qualche modo a fare una sintesi tra l'arte e il paesaggio, l'importanza dell'arte e del paesaggio e l'importanza dei territori, cioè l'importanza di salvaguardare che i territori salvaguardassero bene i propri beni. Certo, Sgarbi parla anche di come più autonomie possono in qualche modo costituire un problema per la salvaguardia, perché quando c'è più autonomia ci può essere anche meno tutela se si entra in quelle derive conflittuali tra centro e territori. Però c'è anche una strada che in qualche modo si indica, che è quella di fare in modo che i territori si prendano cura della propria bellezza, si prendano cura dei propri luoghi, si prendano cura del paesaggio. E i territori significa i cittadini, significa gli abitanti, perché Sgarbi ricorda più volte come la bellezza sia un diritto assoluto e come il sequestro della bellezza possa in qualche modo costituire un problema gravissimo di depauperamento per i territori. Di tutte queste cose ovviamente Sgarbi è maestro, perché da anni si batte per la protezione, la salvaguardia sia del patrimonio culturale sia del paesaggio, ed è anche uno degli attori che più di tutti ci ricorda come dagli anni 50 in poi il patrimonio italiano è stato in qualche modo depauperato, in qualche modo sia stato anche lo stesso paesaggio, sia stato tenuto nell'indifferenza dei più. Ecco, per tutte queste cose credo che questo libro che tiene insieme un giurista e un storico dell'arte sia una bellissima operazione editoriale, e noi oggi siamo qui per sentire Sgarbi. Grazie. Grazie Florindo. E prima di passare la parola al professore Caligiuri, io vorrei salutare un illustre nostro concittadino che è seduto qui fra noi, Giovan Battista Caligiuri, già senatore della Repubblica, già governatore della Regione Calabria. Benvenuto a Severia. Il 1989 è un anno importante, perché cade il muro di Berlino, ma nello stesso anno cade un altro muro, meno noto, però per noi estremamente significativo. Cade il muro che oscurava Soveria Mannelli, che come tutti i piccoli comuni interni, meridionali, aveva difficoltà a farsi riconoscere, a farsi ascoltare, a trovare la propria strada. Allora, nel 1989, con la presenza per la prima volta di Vittorio Sgarbi, la nostra città comprende che la strada del riscatto è quella della cultura. Da Soveria, Sgarbi visita e fa conoscere all'Italia il centro storico di Cosenza, che diventa un caso nazionale. Non casualmente è attualmente assessore al centro storico e alla coscienza di Cosenza, che è uno degli enti organizzatori, insieme al comune di Soveria Mannelli, di questa università d'estate. Nel 1990 Sgarbi torna a Soveria Mannelli, aveva appena ricevuto il premio Bancarella con davanti all'immagine. Nel 1994 è presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e viene ricevuto in Consiglio Comunale, in quella che ora è la Sala della Libertà. Nell'occasione afferma che le manifestazioni di Soveria Mannelli mi ricordano quelle della Roma di Niccolini dei tempi migliori. Nel 1996, il 2 settembre, anticipiamo addirittura Bossi e proclamiamo a Soveria Mannelli la Repubblica della Magna Grecia, per affermare la forza della cultura contro quella dell'ignoranza. Nel 2013 pubblica per la Rubbettino Editore il libro su Mattia Preti, scritto in occasione dei 400 anni della nascita del Cavaliere Calabrese. L'11 di agosto dell'anno scorso inaugura la Biblioteca Michele Caligiuri, dove noi ci troviamo, una realtà culturale a disposizione della nostra comunità. Lo diceva prima Florindo e prima ancora il sindaco. Vittorio Sgarbi è l'intellettuale italiano che più di tutti
ha contribuito alla fama di Soveria Mannelli come luogo di incontro di idee, di dibattiti, di cultura intesa come crescita economica e civile. Nessuno meglio di lui, notte e giorno d'intorno girando, è riuscito a fare conoscere, capire e apprezzare l'arte, intesa come motore di sviluppo, ponendola al centro della vita degli italiani. Non a caso è proprio lui a parlare di Ministero dell'Industria dei Beni Culturali. E allora questo testo, che è stato ben illustrato da Florindo, che parla della Costituzione incentrandola con la bellezza, va in questa direzione. E proprio qualche tempo fa Vittorio Sgarbi ha promosso il Partito della Bellezza come idea, come simbolo, come obiettivo. E in questa Università d'Estate, questa 12ª edizione dell'Università d'Estate, lo vediamo come protagonista. Poi 12, come è noto, è un numero magico. Alle nostre spalle abbiamo la Porta Alchemica del Marchese La Palombara. Perché 12 sono i segni dello zodiaco, 12 sono i mesi dell'anno, 12 le tribù di Israele, 12 e i pesci e i panni del miracolo, 12 i dei dell'Olimpo e 12 è richiamato anche nella nostra Costituzione, sempre dal giorno 12. Il titolo di questa dell'edizione di quest'anno è stato scelto proprio da Vittorio, lo diceva prima Florindo, lo spirito dei luoghi, che coniuga tre aspetti molto importanti. Il primo è lo spirito del tempo, di Hegel, che individuava, proprio con questa affermazione, la rivoluzione incarnata da Napoleone. Non a caso Sgarbi ha promosso un partito della rivoluzione e lo ha comunicato, lo ha battezzato il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia, nel 2012. E poi lo spirito del tempo richiama anche un'altra affermazione, i non luoghi, come diceva Marc Auger, perché per Sgarbi quasi tutto quello che è stato costruito in Italia dopo il 45 sarebbe praticamente quasi tutto da demolire. Come il patrimonio culturale da giacente può diventare vivente. E la condizione essenziale è che siano le stesse comunità a volerlo. Quest'anno essere a Soveria è declinata sotto il segno della concretezza e l'ha ben illustrata Florindo Rubettino con i nostri ospiti Paolo Dubini, Derek De Kerchove, Raffaello De Ruggeri, Mogollo, che ti saluta, Gerardo Sacco, Massimo Braiche, sarà con noi il 2. Quindi in questa comunità che ha puntato sulla cultura e che ha cercato di utilizzare la politica come fattore di sviluppo e di crescita per tutti. Quindi colgo l'occasione per salutare nel giardino della casa dove è nato il senatore Battista Caligiuri, che è qui insieme con noi e che ha molto contribuito per la realizzazione molto importante che si sono effettuate nel nostro comune nel corso degli anni passati, dalla salvaguardia dell'ospedale all'istituzione della Compagnia dei Carabinieri. Vittorio Sgarbi è attualmente anche assessore al comune di Cosenza e al comune di Urbino. E quindi vediamo come interagire, cosa insieme sviluppare per realizzare il partito i contenuti del partito della bellezza, del partito della rivoluzione, perché Soveria per noi vorrebbe essere un laboratorio dove sviluppare delle politiche pubbliche innovative. Allora noi siamo scesi, abbiamo deciso di impegnarci dopo tanti anni ancora per fare qualcosa di non banale, per dimostrare che davvero con la cultura si può cambiare il destino, che davvero con la cultura un altro sud è possibile, che davvero con la cultura e l'intelligenza si può cambiare la realtà. Appunto per questo Vittorio Sgarbi è il nostro punto di riferimento e con lui vedremo di costruire per la Calabria, per la nostra comunità, per l'Italia. Dopo questa commemorazione mi sento un po' incertamente vivo. Hanno parlato alla statua di Sgarbi, che cercherà di scongelarsi da questo monumento che gli hanno cominciato a dire un po' di parolacce, che sono quelle che mi rendono celebre presso i giovani, i quali, rovesciando, come spesso accade, i principi del buonsenso,
invece che chiedere complimenti, quando mi incontrano mi chiedono di essere chiamati capra. Mi chiedono, se mi chiami capra, guardi, non c'è ragione, non ho fatto niente. No, no, voglio essere chiamato capra, qui faccio. Quindi questo rovesciamento del mondo, è anche in questo una piccola traccia. Benché nel chiosare le cose che ho sentito così belle su di me e sui miei parenti vicini, ma anche solo mia sorella, ma insomma parla da sola essendo l'editrice di questo libro, cioè collega di Rubettino, dovrò condividere con Caligiuri che il numero 12 è così importante che i 12 articoli della Costituzione fondamentali sono appunto 12. Io ho commentato non tutta la Costituzione, ma insieme ad Ainis i principi fondamentali della volta corrono lungo 12 articoli, quindi perfino la Costituzione si è ispirata a Caligiuri. Devo anche dire che io ho una certa antipatia per l'università. Ho sempre cercato di evitarla e ne sono stato evitato. E quando mi invitano all'università penso sempre che è una fregatura, sia per chi la esercita dal punto di vista dell'insegnamento, sia da chi la segue come allievo. Dall'università non escono mai delle cose buone. Uno diventerà capace per quello che incontra nella vita di persone e di esperienza. Non sarebbe un ottimo editore Rubettino in virtù dell'università e neanche un ottimo sindaco il nostro Caligiuri per quello che lo è stato per l'università. Non sappiamo neppure se è laureato, però sappiamo che insegna all'università e che è un ordinario pieno, ordinario direi, un uomo ordinario. È questo che sì, in fondo c'è una parola che connota la mia natura. Ed è straordinario. Io sono un uomo straordinario. Nell'università lo straordinario è uno stronzo e l'ordinario è quello buono. Cioè, quando tu sei un po' meno sei straordinario e quando sei finalmente arrivato al punto A sei ordinario. Poi c'è l'associato che in Calabria e in Sicilia ha a che fare con la mafia. Invece è un'altra categoria. Lui che cosa? È un associato. È un associato. Quindi già la gerarchizzazione dei ruoli mi fa schifo. Poi ho sempre visto insegnanti sgradevoli, noiosi. Ora, se l'università però fosse come Soveria Mannelli, così, tanto d'estate, poi di pomeriggio, poi con dei professori simpatici e affettuosi, così, allora potrebbe anche essere una buona cosa. Quindi potremmo partire per una riforma, eliminare quegli insegnamenti alle 8 del mattino. Alle 9. Io se avessi fatto il ministro dell'istruzione, cui aspiro, avrei aperto tutte le scuole di ogni ordine e grado alle 10 del mattino. C'è questa rottura di coglioni. Vedi? Tutte queste riforme, la Gelmini, fa delle... che cazzo di riforme devi fare? Uno si sveglia, pensate che io ho fatto 2 anni di collegio turpe nel 63, che era come nel 24, cioè il mondo è cambiato poi nel 68. Per esempio, l'attività sessuale, che è un argomento molto interessante nel mondo universitario, cioè tu come tu sai, l'università, le allieve... Immagini uno nato come Berlusconi nel 36, comincia a fare le sue prime scopate nel 54. Poi non c'è nessuno in giro, c'è il coprifuoco. No, in Calabria non se ne parla neanche, ma le ragazze alle 19 rientravano a casa. Quindi se tu hai avuto la sventura di essere giovane nel 1950, 55, 62, io sono stato giovane e pronto all'impresa che è quella che rende felice l'uomo, cioè abbracciare una ragazza, nel 69, quando era stata fatta la rivoluzione, nessuna diceva di no, uscivano tutte, il matrimonio infatti ha perso fondamento da quando le donne escono, se uno perché si sposava, per averne una per sé, perché altrimenti non uscivano, dopo il 69 uno che si sposa è uno scemo, cioè adesso tu, però dico poi puoi farlo anche per affetto, per simpatia, ma insomma tutto, allora in questa logica noi abbiamo una esistenza umana, in particolare appunto la mia, che inizia intorno a quegli anni, nella piena maturità, e il mondo era cambiato. Il mondo aveva la libertà delle donne, che le donne hanno cominciato a lavorare, prima non lavoravano. L'articolo primo della Costituzione mette in evidenza il lavoro come libertà soprattutto di quelli che, in gran parte delle donne, non lavoravano. No? Ma in questo percorso, negli anni 62-63, io ero in collegio. Un collegio salesiano, con dei preti in gran parte finocchi, era proprio chiarissimo che lo era, ti carezzavano, ti toccavano, tutti veneti,
E io mi svegliavo alle 6 del mattino per andare a messa tutti i giorni, andavo in chiesa e il libro delle preghiere mio era I fiori del mare di Baudelaire. Loro non lo sapevano, ma io leggevo in chiesa. Avevo un prete amico che mi faceva leggere in una stanza privata, me l'ha proibito tutto. I miei genitori vengono convocati in un giorno di primavera del 1964 perché ero stato sospeso per 7 giorni per indisciplina. Cosa avevo fatto? Un giorno ero andato nella... era un pomeriggio di mercoledì, che era il giorno di libera uscita, alle giostre di Este, la città era Este. Naturalmente, essendo già Sgarbi, avevo 12 anni, c'era una ragazza lì appesa, io l'ho caricata sulla mia Spider, che era la macchinetta, e ho fatto il mio primo giro, tutto contento, come si gongola sulle Spider. Alla fine del giro appare Don Bonato, uno stronzo cornuto, dice, no, vengo io, ma che vieni tu, brutto stronzo? Voleva salire lui sulla, con la sua gonna, sulla mia... Allora vado via incazzato e poi... arrivo nello studio e comincio a mettere a posto i miei libri. Fra essi vi era Senilità di Italo Svevo, libro che oggi si studia nelle scuole, pubblicato da questo grande scrittore triestino nel 1898. Ero arrivato a pagina 30, Don Bonato, mentre noi eravamo fuori studio, prende questo libro, lo porta al preside, Don Silvino Pericolosi, che lavorava sopra un librone, che ancora ricordo, dei libri proibiti, in cui era proibito tutto, meno Pinocchio e Cuore, tutto il resto era proibito. C'era un certo Michel Quastri che a credere, amare, dormire, c'era, era un prete, un mezzo prete, tutto il resto proibito. Allora questo, solaremente convoca i miei genitori, 64, che mi avevano messo in collegio, ecco perché faccio questa deviazione, perché stando in un piccolo paese, remoto come Soveria Mannelli da una città, mi dovevo svegliare alle 6 e loro con me per prendere la corriera per andare a scuola. E se mettiti in collegio e così tu ti svegli e noi dormiamo, quei due stronzi dei miei genitori. Vengono convocati e confermano la loro natura di stronzi. Perché quando il prete dice, sapete cosa ha fatto vostro figlio? No, cosa ha fatto? Avevo anche buttato giù dalle scale un professore di ginnastica, qualcosa avevo fatto, però non gravissime cose. Ha letto 30 pagine di Senilità. E allora invece di dire, beh, veramente hai letto? Ma brutti stronzi, dovete essere dalla mia parte, no? Stavano col prete, questi cornuti. Allora, questo librone... indicava delle riserve, cioè tolto Cuore e Pinocchio, c'era C1 con un asterisco, cautela, C2, cautela forte, C3, cautela fortissima, quindi un libro proprio da non leggere mai, tipo appunto Senilità. Quando lui cerca di spiegare ai miei genitori la mia grave colpa, dice perché vedi, caro giovine, tu dovevi leggere non questi brutti testi di autori del nostro tempo, era lo suo tempo, insomma era un libro di fine 800, ma per esempio I dolori del giovane Werther di Goethe. C3 gli ho detto, perché anche Goethe era proibito, il cornuto non lo sapeva. Ci ho cominciato nella mia polemica con i giudici, la comincio lì, quando uno ti accusa di una cosa e tu lo mandi a fare in culo. Tant'è vero, come sapete bene, che tra i titoli a cui io tengo di più è che sono stato indagato nel 94 o 5 per associazione mafiosa, concorso esterno, che è anche il nome che vorrei dare a un partito, concorso esterno. Associazione, mi piace. Per 8 mesi, in virtù di 5 deficienti di giudici di Catanzaro, sono rimasto attaccato a questo, perché ero venuto in Calabria. Cioè, la teoria era questa: se tu ti candidi a Reggio Emilia, sei bravo, sei prode. Se ti candidi a Reggio Calabria, sei mafioso. Perfetto. Volevano rendere mafioso qualche giorno fa perfino uno che si chiama Galati, che non c'ha un capello in testa, c'ha una specie di tonsura. Ha sposato una leghista ed è un calabrese. Come cazzo farà a essere associato alla mafia questo? Cioè, non, allora io ho questo, lo dico, io sono stato, dopo 8 mesi dice ci siamo sbagliati, ma vi siete sbagliati, brutti, cornuti, porci, schifosi. Fra questi c'era la figlia di tale Chiara Vallotti, che poi è diventato presidente della regione con i voti anche miei, che avevo fatto uno di tanti partiti che tu hai ricordato, e che mi ha chiesto 50.000 euro per averle detto che ero una stronza. Cioè lei mi accusa di essere mafioso, io le dico che lei è una stronza, io devo darle pure dei soldi. Ma saranno... cioè un mondo di pazzi. Ma perché stiamo parlando? Perché questo qui è il primo giudice che ho visto, Don Silvino Pericolosi, pericolosissimo. Quindi, avendo fatto il collegio per colpa delle scuole che aprono alle 8, immagino un mondo in cui vado a scuola quando cazzo gli pare. Cioè si alza verso le 9:30 con comodo, prende il tram e va a scuola. Orario di apertura, ore 10. Questo è l'inizio della mia riforma, poi tante altre che ti dico. Sede di ogni università, Soveria Mannelli. Tutte le altre precarie, tutte associate. Se vuoi andare, vai, non vuoi andare a Soveria? Vaffanculo.
Quindi diciamo che questa è la mia università naturale. Adesso prenderò di qua, credo che tu mi darai il rettorato, sarò il rettore, e anche un po' di ruoli primari, tutto, ecco. Poi fare anche l'ordinario e lo straordinario. Abbiamo uno straordinario ordinario, associato non a noi ma alla mafia. Poi ho scoperto che hanno beccato uno a Cetraro che si chiama Muto. Hanno reso bellissimo. Essere mafioso. Muto. Lei cosa pensa di Soveria Mannelli? Sarò muto. Bellissimo. D'altra parte, un mafioso che non sia muto è uno stronzo, perché quello che ha portato il danno definitivo alla mafia è appunto quelli che parlano. No? Muto. E siccome questa notte, tra le cose divertenti, sono andato a Cetraro a presentare il bosone di Sgarbi, una cosa complicata che ha inventato un disperato che si chiama Enrico, e che è l'idea che c'è una particella da cui nasce il mondo che è Dio, ma io ritengo una particella dell'uomo che è quella che porta la bellezza e la creatività, che è il bosone di Sgarbi, cioè Michelangelo, Giotto, Raffaello, ho fatto una bellissima conversazione, bellissima, in piedi quasi, un'ora e mezza, la piazza Ruta Felice, ho fatto molti selfie, molti autografi, tutte quelle cose, sono andato a mangiare tutto bene, a un certo punto vado a dormire a un certo hotel San Michele, un hotel di Ruto, un hotel importante. Arrivo lì e vedo uno sconclusionato che sembrava un professore universitario, che invece era il portiere, che dice: qui non c'è nessuna prenotazione. Vabbè, benissimo, quindi è lo stesso, stiamo qua. Dice: no, mi devo consultare con la proprietaria. Quindi c'era posto. Si consulta la proprietaria e dice: no, non c'è posto. A quel punto Sgarbi ha detto: rotti in culo, bellissimo, lo Sgarbi migliore. Dalla finestra si è affacciata quella troia della proprietaria, coperta di brutta puttana, era bellissimo, perché tu ti senti come uno che viene invitato a Cetraro, nella ospitalissima Calabria, stai con loro, sei gentile, a un certo punto, finito, alle 3 di notte vai a dormire, non c'è posto. Come sarà quello che ha prenotato, quel sindaco lì? Cosa gli farò? Allora ho pensato di chiedere al clan Muto di incendiare l'hotel San Michele. Ho pensato di... Come ti sembra? Come? No, altrimenti che associato sarei? Sarò un associato. Sono un associato ordinario e straordinario. Ed eccomi qua a fare questo corso in cui spiego il bene e il male. Ma in particolare credo che... devo fare una correzione al tuo intervento così preciso, che è quella per cui io ho pensato in realtà a un ministero che non era proprio l'industria, che è una parola che non mi piace. Era che quando eravamo ragazzi... lo ricorda bene anche Gegé, non c'era il Ministero dell'Economia, c'erano tre ministeri, delle finanze, che era quello più odiato, che stabiliva le tasse, che peraltro erano molto meglio di oggi, del bilancio, che era quello che stabiliva come spendere i denari dello Stato, e del tesoro, che era il bilancio del patrimonio. Allora, io riprenderei la parola tesoro, che è quella che ho usato, e inventerei un ministero che tenesse insieme i beni culturali e l'economia, chiamandolo Ministero del Tesoro dei Beni Culturali, che vuol dire che un tesoro, quando ce l'hai, lo conservi bene. Se tu hai un quadro che è rovinato, lo restauri. Se hai una casa bella, la rimetti in ordine. Noi abbiamo il tesoro da una parte, che butta soldi in paleoliche, fotovoltaico e rotatorie. La rotatoria. Rotatoria è una delle ambizioni più alte di un buon sindaco e di un buon presidente. La rotatoria è meglio se al centro c'è una figura di Padre Pio che sale verso il cielo alla guida della sua motocicletta come a Benevento. Questo piace molto al presidente di provincia, che gli arrivano dei soldi vincolati dall'Europa, e facciamo una bella rotatoria. La rotatoria naturalmente è fatta di una strada rettilinea perfetta, che non ha nessuna rotatoria, se non delle strade sterrate in camporella per andare a scopare, ma ti fanno girare intorno, perché non è che tu hai un incrocio vitale, no? Hai un decumano e un cardo, no, hai un'unica strada che vede, poi uno stradellino di campagna, piccolo, rotatoria. Costo 2 milioni di euro. Chiamiamo un artista, dobbiamo fare una cagata al centro del... Ma perché parlavo delle rotatorie? Non mi ricordo più. O della... del tesoro. Tesoro. Allora, ecco, in questa idea del tesoro dei beni culturali, lo Stato ha dato prova di spendere i soldi in tutto, meno che in quello è prevenzione, restauro. Vedete, io intanto vedo degli edifici del 400, del 500, meravigliosi, totalmente in rovina. Poi vicino gli passa un'autostrada perfetta. Allora, in questa mania di fare infrastrutture e in questa schizofrenia di trascurare la bellezza, è come se uno avesse a casa propria una cosa che vale molto e la tenesse in modo indecoroso. Allora, ognuno di noi sa, sul piano della propria privata esistenza,
che è una cosa che vale va tenuta bene. Allora i danari del tesoro devono tenere bene quel tesoro che può fruttare una serie di anche valori economici molto positivi, come prova il fatto che il Meridione ha due volti, c'è un volto disperato, povero, abbandonato, e poi c'è Ravello, Sorrento, Capri, Ischia. Ma se Napoli fosse tenuta come Capri sarebbe una città meravigliosa, invece no, è tenuta come tenuta e ci mettono pure a governarlo un magistrato, cosa la peggiore che può capitare a una città. Tu hai quel De Magistris lì, il quale confonde i monumenti con l'immondizia, perché gli hanno spiegato che uno dei capolavori del Novecento è la merda d'artista. Allora lui la vede e dice, se c'è merda c'è bellezza. È così, è un mondo tutto strano. Allora, questo Ministero del Tesoro dei Beni Culturali dovrebbe darci il senso di una impresa che attribuisce alla bellezza un profondo valore economico. Dice, d'accordo, quello che stiamo dicendo, che lei dice, che lei scrive, tutto quello che c'è in questo libro, ma sembra strano che, e questa è la considerazione originale di questa sera, che il momento che io più esecro, che è quello della speculazione edilizia e della industrializzazione dell'Italia, che vuol dire Ilva, che vuol dire Bagnoli, che vuol dire Priolo, e anche della distruzione attraverso architetture improponibili, di rara bruttezza, generalmente sono palazzi di giustizia. Qui possiamo vedere quando c'è una cosa brutta, se abbiamo l'elenco, andiamo a vedere per esempio questo edificio, che neanche il comune di Bovalino è come questo edificio, che pure è un luogo su cui, numero 33. Ecco, non è quello. Quello che vedete adesso, ecco, uno dice, dov'è una cosa come questa? Non so, forse a Dallas, o a Fort Worth, oppure a Dubai, oppure, no. È il più importante monumento costruito nel Novecento a Firenze. Uno va a Firenze, entra a Firenze, percorre la strada che va verso il centro e più alta della cupola di Brunelleschi ha questa immonda creatura costata 350 milioni di euro dall'architetto Licci in 30 anni, che è il Palazzo di Giustizia. Ora, uno che va lì dentro, come può esercitare la giustizia? Sarà un po' sconvolto, cioè, sembra l'opera di un maniaco sessuale, l'impresa di come sale di tortura. Allora, questo è l'orrore che abbiamo prodotto in una quantità di incredibili manufatti negli ultimi 50 anni. Però ecco la contraddizione, quello che stiamo dicendo non l'ho detto io, nell'83, forse ancora prima, un grande economista che è John Galbraith dice una cosa che io ho tenuto come epigrafe di un mio libro sulla bellezza e che in qualche modo è anche ricorrente in questo, e dice, per spiegare il miracolo economico dell'Italia nessuno può citare la superiorità della scienza o della ingegneria italiana, né la qualità dell'apparato industriale, né tantomeno l'efficacia della gestione amministrativa e politica, né infine la disciplina e la collaborazione dei sindacati e delle organizzazioni industriali. La ragione vera dello sviluppo economico dell'Italia, dice Galbraith a Tremonti, è che l'Italia ha incorporato nei suoi prodotti una componente essenziale di cultura e che città come Milano, Parma, Firenze, Ferrara, Siena, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, pur avendo infrastrutture molto carenti, possono vantare nel loro standard di vita una maggiore quantità di bellezza. Molto più del PIL nel futuro, il livello estetico diventerà decisivo per indicare il progresso della società. Frase perfetta, scritta peraltro molto tempo fa, è scritta nel momento in cui l'Italia ha dato il peggio di sé. Perché diciamo che dall'età etrusca, per parlare di cose che sono in piedi, o dai templi greci di Sicilia, Agrigento e Segesta, fino all'Eur, noi abbiamo l'idea, parliamo di architettura ma anche di espressioni di arte figurativa pura come la pittura o la scultura, che l'Italia ininterrottamente abbia espresso dei valori estetici formidabili, compresi quelli dell'Eur. Entriamo nella democrazia, facciamo la Costituzione, l'Italia ha la Costituzione ha quell'articolo 9 scritto da anime ingenue che non pensavano mai quello che sarebbe capitato, che con il boom economico, che non di meno Galbraith vanta
in rapporto con la bellezza, sarebbe cominciato il sacco d'Italia. Ciancimino distrugge le ville Liberty di Palermo e costruisce soltanto cose di cemento armato, i paesi più belli sono, uno guarda San Giovanni in Fiore, cosa c'è peggio di San Giovanni in Fiore per come è stata ridotta dall'edilizia degli ultimi 50 anni? E così via, tu prendi qualunque luogo, la cosa più bella ovviamente di Cosenza è il centro storico, non è la parte nuova, e dovunque tu vada ti accorgi che in 50 anni un delirio in piena democrazia ha preso gli architetti e li ha fatti costruire le cose più brutte del mondo, tipo questa qua. Quindi la contraddizione c'è, ma nonostante che questo sia il periodo di maggiore decadenza, in cui noi neghiamo quel gene di bellezza che rende meravigliosa Pestum, che rende meravigliosa Asolo, che rende meravigliosa Gerace, che rende meravigliosa Lavello, tutta l'Italia è una quantità di luoghi meravigliosi che non sono singole bellezze, sono agglomerati, borghi, borghi abbandonati, pentadattilo, tutto meraviglioso. Arriviamo alla nostra generazione, quella che in fondo io sono incolpevole perché ho cominciato ad avere potere abbastanza tardi, ma nel lasso che va dal 1960, diciamo, quando nasce Italia Nostra e l'Italia comincia a perdere il suo volto, fino al 1990, sono 30 anni di distruzioni feroci contro il tessuto della bellezza, soprattutto dei luoghi remoti, dei borghi, delle campagne, capannoni ovunque. Perché questo brutto prevale? Perché è legato all'economia, quindi in questo caso Galbraith avrebbe torto, ma noi abbiamo una così formidabile tradizione di bellezza che per quanto abbiamo la mafia, i politici, i monti, tutte cose più o meno dello stesso genere, quando tu vai in America ti guardano ammirato perché tu sei l'Italia, che vuol dire la bellezza, e sei l'Italia della bellezza anche oggi, che vuol dire Ferrari, Valentino, quello che fa Bottura, cioè noi continuiamo, nonostante il danno che ci siamo fatti, l'Italia è legata all'idea della bellezza e anche della bontà. Le cose più belle, più buone, un imprenditore geniale che si chiama Farinetti ha inventato Italy, e Italy è stato portare l'anduia o le meraviglie che si fanno in Italia nei luoghi dove non sanno cosa sia. L'unica cosa che producono è la spremuta di merda che si chiama Coca-Cola, non so se hai notato, la Coca-Cola è tecnicamente l'arancia a colore dell'arancio, il limone a colore del limone, e che colore ha la Coca-Cola? Il colore della merda, hai capito? Sì. Però non lo sa nessuno, che proprio la spremuta di merda, merda è tanta, viene riciclata, e poi la spremono e ti fanno bere la Coca-Cola. Però ha avuto un successo travolgente, perché il mondo è coglione. Tu pensi che quando tu vai all'aeroporto di Reggio Calabria, all'aeroporto di Lamezia, all'aeroporto di Palermo, all'aeroporto di Catania, non tutti hanno le arance per la spremuta, alcuni ce l'hanno, ma nessuno ha il latte di mandorla. In compenso hanno la Fanta. Ma come sarà un mondo che non funziona questo? Cioè, io sono in un luogo dove c'è il latte di mandorle e devo bere la Fanta. Su questo capolavoro sgarbiano, quando lui era presidente della Commissione Cultura, viene invitato in Iran. Va in Iran, siccome io sono un po' tradizionalista, a me le donne col velo piacciono di più che senza. Quindi a me una donna senza velo un po' mi disturba. Io voglio che abbia il velo, glielo tolgo io. Cioè, la figlia del sindaco è un po' troppo scoperta per me. Allora andiamo in giro con tutte le ragazze italiane, tutte col velo. Appena arrivano all'ambasciata, se lo tolgo, ragazzi. Tenetevi il velo, brutte stronze, seguite i costumi locali, abbiate il senso dei luoghi, il senso dei luoghi. A un certo punto, dopo aver fatto questa partita, il presidente della Camera, del loro, se cosa fosse il loro Parlamento, mi invita a cena per dimostrarmi che loro sono democratici e hanno anche delle donne parlamentari. Infatti siamo a tavola noi, così come siamo, e ci sono due sacchi che sono completamente coperti, erano due donne, che non hanno aperto bocca, non si vedeva niente, erano proprio due sacchi legati, lì tutti legati, ed erano però erano due parlamentari, facevano dei borbottini, non le potevi toccare, vabbè, comunque no, ma questo già mi piaceva a me, però devo dire, superata questa, io su questo sono molto meridionale, la donna non ha gli stessi diritti dell'uomo, dopo ti leggo la carta dei diritti della donna nella mia visione, no, tanto perché si sappia che sono pericolosissimo, come lo Ayatollah Khomeini. Allora, per il momento mi portano a tavola, sapete che il più grande poeta persiano si chiama Khayyam, ed esalta la bellezza delle donne, meravigliose, e del vino, vini bellissimi. Ma lì, sai che i musulmani non possono bere. Mi portano a tavola Fanta e Coca-Cola. Tu devi vedere il presidente della Commissione di Fanta. Questa merda americana me la fate, portatela via! Mi hanno guardato che Khomeini non era niente, mi fate bere questo orrore americano. E loro hanno capito che c'erano in me dei principi saldi, di tradizione e di civiltà che mi rendevano. Compenso quando
che non sono come l'Isis, sono una civiltà antica, una civiltà persiana e meravigliosa. Quando è venuto il presidente in Italia a trovare Renzi, che è ignorante come una capra, Renzi l'ha scambiato per il capo dell'Isis e gli ha coperto tutte le statue. Questo qua fa altro che vedere statue, tu vai a Persepolis pieno di statue, miniature nude. Allora questo qua non ha capito bene cos'erano quelle scatole. Mi hanno detto che a Roma c'erano dei monumenti, ma io vedo solo delle scatole, tutto coperto. A un certo punto è rientrato a casa e ha incontrato un mio amico. Dice, hai visto quanti bei monumenti in Italia? Ha risposto, non ho visto un cazzo. Nel senso che gli hanno coperto. Poveretto, era uno Ruani e uno Colto. Comunque, volevo intanto risalire a questo passo fondamentale. Perché siamo arrivati fin qui? Sai che non mi ricordo. I professori ordinari, non mi ricordo che siamo arrivati a... Le bruttezze, Galbraith, la Costituzione, Tesoro d'Italia. Siamo persi. Il libro di Galbraith qual era? Galbraith è un saggio, sì, di economia. E comunque, nel discorso che stavamo facendo c'era un'altra cosa però. Noi siamo arrivati alla Persia, però eravamo partiti da dove? Da Presidente della Commissione Cultura. Presidente della Commissione Cultura, sì, però non c'è. Le donne devono essere coperte. No, sì, devono essere coperte. Beh, d'altra parte il capolavoro della pittura del 400 in Sicilia, che l'ha annunciata l'Antonello, al velo, era bellissimo. Cosa c'è di meglio che togliere un velo? Se non ce l'hai non c'è niente da togliere, no? Scusa, questo lo diciamo alla figlia del sindaco, che è troppo scoperta. Io non la guardo più adesso, perché altrimenti mi sento... Allora, se troviamo questo pezzo qui... ma non c'è. Però era molto bello, era molto suggestivo. È un testo di Famiglia Cristiana, scritto, beh, d'altra parte, in quello devo dire, a parte la nostra Costituzione, ho anticipato il giudizio del Consiglio di Stato, ovvero della Corte Costituzionale di Parigi, quando in televisione ho detto che se una donna islamica si mette il burkini, non puoi proibirglielo, perché non puoi avere una visione dogmatica dicendo devi metterti quello che vuoi, cioè uno si mette la... Quando nasce con una brutta parola slow food, determina dal punto di vista della visione una rivalutazione di tutto quello che era ritenuto marginale perché non era globalizzato. È una rivoluzione vera e propria. La vera rivoluzione culturale fatta in Italia negli ultimi 25 anni è la nascita di slow food, che vuol dire ricominciamo a guardare se il progresso è tutto positivo, da cui deriva un'idea di slow architecture. Cioè, perché fare un cesso di quel genere oppure fare altro cesso? Una delle più belle città d'Italia, come tutti voi sapete, è Torino. Se voi prendete Torino, Torino è una città rettilinea, di pianura, con larghe strade come Boulevard Parigini, andate a vederla adesso e vedete improvvisamente sorgere, numero 21, una cosa che non ha nessun pregio architettonico, ma è il primo grattacielo a Torino. Questo grattacielo è opera dell'architetto Fuxas, il quale ha preso per costruire questa merda contro il Monte Rosa 22 milioni di euro, più di quello che ha preso nella sua vita Michelangelo e Bernini, cioè solo per questa cagata. Ha fatto un grattacielo che costa a voi contribuenti, a noi, solo 220 milioni di euro. Perché è stato concepito? Per una ragione molto semplice, cioè che tra gli enti inutili ci sono le regioni. Le regioni hanno i deputati regionali, tutti inutilissimi, i quali i deputati regionali esprimono poi tra loro qualche volta un assessore che diventa un po' più utile perché spende quattro soldi come tu, cioè tu perché eri assessore alla regione? Perché arrivavi come un vescovo e diceva ma qui c'è bisogno di 10.000 euro, ve li do, cioè l'assessore è bellino perché porta con sé una borsa, il resto altrimenti chi cazzo è l'assessore regionale o il consigliere regionale? C'è della gente che non puoi neanche guardare, non le inviti neanche a cena, per quanto non capisco proprio la classe più brutta del mondo, peggio dei deputati, che succede, un mondo, comunque tutto questo c'è. Sappiamo che è inutile, ma è stato nella riforma del titolo V stabilito che le regioni sono fondamentali. Allora, i consiglieri regionali del Piemonte devono stare tutti insieme, così si fanno compagnia. Gli hanno fatto un grattacielo e gli assessori devono stare tutti nello stesso luogo, perché se tu hai l'assessore al bilancio in un bel palazzo e l'assessore alla sanità in un altro, quando Caligiuri va a trovare uno dei due non ha bisogno di vedere l'altro. No, invece tu li hai tutti insieme. Questa è l'ispirazione di questo cazzo di orripilante grattacielo, perché invece di spendere 220 milioni di euro per restaurare castelli e palazzi che sono talvolta in condizioni piuttosto gravi, hanno preferito fare un edificio nuovo. Qual è l'utilità? Nessuna. A Milano uguale. A Milano si alza la mattina il celeste Formigoni, che voleva quasi toccare il cielo, lui è cattolico, come Rosi Bindi. Una volta li ho paragonati perché sembra che fossero entrambi vergini.
Quando li ho paragonati, lui mi ha detto: lei è vergine per necessità, io per scelta. In fondo non era male, perché cioè, vuol dire la povera Losi Bindi non è che è vergine perché ha deciso di esserlo, è perché non ha mai visto uno straccio di uno che si è avvicinato a dire dammela, come capita con l'ultimo, come sarà toccato anche la moglie della figlia del sindaco, qualcuno gliel'avrà chiesta e lei avrà dovuto dire anche di no. Alla Bindi questa condizione di privilegio non è mai toccata, non ha potuto mai dire di no. Lei aspetta ancora che tu vada a chiedergliela, se me la daresti. Se uno lo fa per cortesia, poi c'è il rischio che te la dia, quindi non lo fai. Insomma, pericolosissimo, capito, la Bindi. Formigoni invece è un bel ragazzo. Ho detto, no, Sgarbi sbaglia la fattispecie. Io sono vergine per necessità e voglio toccare il cielo. E si è fatto fare un grattacielo altissimo in cui c'è la sua stanza del celeste, poi l'hanno sfrattato, in un edificio in cui fai fatica a arrivare al piano dove devi arrivare perché c'hai una serie di continue interruzioni per prendere le coincidenze per arrivare dal presidente. Ci metti circa 25 minuti per arrivare. Però tutto questo dice, sì, però ci voleva un palazzo della regione. No, quando arrivavi a Milano in treno, avevi davanti il Pirellone, che era perfetto, che adesso è vuoto. Quindi hanno fatto un palazzo nuovo per pura vanità, senza alcuna ragione di farlo, svuotandone un altro. Questo è quello che accade, ecco perché è meglio non pagare le tasse. Io devo pagare le tasse perché loro spendono 600 milioni di euro, quindi 600 milioni di euro per fare il palazzo della regione Lombardia, 220 per questa cosa qui, 350 per il Palazzo di Giustizia, è evidente che è una cosa che non funziona. Allora noi abbiamo un sconvolgimento di quell'Italia che era uscita dalla guerra con una Costituzione in cui si pensava che il mondo sarebbe stato come era fino a quel momento, potevano asfaltare qualche strada, le autostrade sono state fatte negli anni 60, ma sicuramente i costituenti non pensavano che il mondo cambiasse volto e l'Italia diventasse dal più bel paese del mondo il più brutto, perché se tu non hai l'avventura di uscire quando sei vicino a Bari per andare a Ruvo e cercare il centro storico, prima di trovarlo il centro storico di Ruvo, giri un quarto d'ora di orripilanti architetture, una più brutta dell'altra, fatte ancora in costruzione negli ultimi 40 anni. Se tu vai a Rossano, che è un paese bellissimo, la parte inferiore di Rossano è piena di costruzioni orripilanti, di condomini, case, ma perché? Poi hai centri storici abbandonati. Allora, in questa logica è capitata una rivoluzione, nonostante Galbraith è quello che dice, che ha sconvolto il mondo. Negli occhi dei costituenti non era pensabile che l'Italia sarebbe diventata questa fogna di orrori architettonici. Lo è diventata. E allora, quando loro prima parlano giustamente della ricerca e della cultura, e io rispondo, ma la cultura dell'analfabeta era talvolta una cultura più fondata sulle cose, sulla verità, ecco perché ho parlato prima di Petrini, cioè sulla esperienza, sul rapporto diretto con la campagna, sulla verità delle cose, il mondo universitario e il mondo dei giovani laureati spesso è un mondo di astrazioni, con insegnanti molte volte incapaci e con un alfabetismo d'accatto. Allora il grande saggista Bergamin scrive decadenza dell'analfabetismo, perché l'intellettuale Pancrazi o Concetto Marchesi che hanno scritto la Costituzione era sicuramente di statura intellettuale superiore a quella di molti intellettuali del nostro tempo. Quindi non è vero che abbiamo ottenuto un passo avanti nella conoscenza, abbiamo stabilito che la conoscenza per tutti deve essere un dato di base e quindi questo articolo in qualche modo è rispettato. La seconda parte è una parte statica, di chi vede la meraviglia dell'Italia ne prende atto. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Sembrava naturale. Chi poteva mai pensare che sarebbe stato minacciato? So, se voi andate, per esempio, ecco a Messina, sono 30 anni che è in costruzione il Museo Provinciale di Messina, che è un museo della regione. C'era un museo anche prima, quello dove stanno i dipinti di Caravaggio. Sono ancora per qualche tempo lì. Hanno fatto un museo che tu lo guardi, non è brutto. È peggio che brutto. È criminale. È una cosa che tu vorresti non saprisse mai, è una specie di sanatorio dell'orrore. Per 30 anni da inaugurarsi, in attesa che lo facciano, forse non lo faranno, ma 30 anni di soldi buttati, è tutto così, il brutto domina in maniera... Allora, come potete immaginare Pietro Pancrazi, Antonio Baldini, Concetto Marchesi, che vedevano palazzi come questi, che avevano un loro decoro ottocentesco, che l'Italia sarebbe diventata il cesso di quella merda che ha fatto quel grattacielo lì. Quindi il tema esiste. Allora, man mano che esiste si creano due partiti, il partito di quelli che sono colpevoli di queste cose, di quelli che le hanno patite, di quelli che hanno accettato che il mondo fosse, l'Italia fosse sconvolta, e il partito di quelli che fanno la resistenza, un po' di magistrati d'assalto, io che ho fatto quelle cose per cui siamo arrivati a questo punto, Ainis che mi chiede
di scrivere questo libro che non sarebbe stato pensabile 20 anni fa e neanche 10, e una parlamentare che si chiama Serena Pellegrino che si pone il problema della bellezza. E allora prende l'articolo primo e propone una possibile integrazione. L'articolo primo dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questa prima frase non si può mutare, vale credo per ogni costituzione, ove vi sia, perché il lavoro in Finlandia, in Norvegia, in Spagna, in Grecia è l'elemento fondamentale che determina la indipendenza delle persone. Se tu non lavori non sei indipendente. Quindi è un articolo che è adattissimo alle donne. Le donne per molto tempo, a parte le mie battute, sono state chiuse in casa attraverso un potere che era solo maschile, cioè erano mantenute dagli uomini. Il mondo cambia quando, dalla metà degli anni 60, le donne cominciano a lavorare, hanno la loro autonomia, che è determinata dal lavoro. Quindi il lavoro rimane fondamentale. Senza lavoro non c'è libertà. E vale per gli uomini e per le donne. Ma per le donne valeva proprio come questione psicologica, psicosociologica, cioè una umanità fondata sul patriarcato e quindi sul fatto che la donna non lavorasse. In quanto non lavorava, dipendeva dall'uomo. Ora, questo rimane così. Il secondo è stato sconvolto prima da Di Pietro e poi da Renzi, e cioè la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ora, voi qui non lo sapete, o forse lo sapete, ma nessuno di voi ha eletto i suoi parlamentari. Perché avendo inventato improvvisamente delle liste bloccate, mafia, non mafia, voto di scambio, quello che ti pare, uno che decide di vedere il partito di Soveria Mannelli. Siamo noi quattro in quel partito. La più parte di quelli che sono qua decide di votare me, li capisco. Oppure decide di votare te, non li capisco. Ma insomma, cioè. Però in realtà non può esercitare questo diritto perché mettono capolista che viene eletto lui. Allora, se tu hai una lista bloccata, come fa il popolo a esercitare la sua sovranità? Deve per forza scegliere un'area e beccarsi. Tu per esempio, c'è una persona di cui chiunque capisce che non è in Parlamento per noi ma per i cazzi suoi, si chiama Verdini. Cioè, tu vedi Verdini, hai capito che è lì per sé e non per te. Tu vuoi votare l'area politica a cui lui appartiene, lui è capolista e viene eletto per forza. Tu magari volevi uno che si chiama Rossetti invece che Verdini, ma non può uscire. Allora, dove finisce? Quindi questo articolo mette in evidenza la profonda contraddizione di una norma che elimina i partiti, perché alla fine i partiti sono delle finzioni, e quelli che fanno i partiti, che ne sono i componenti. Cioè un partito è fatto di persone, un partito è fatto di Gramsci, non è che uno è comunista perché lo dice, il partito comunista c'è perché c'è Gramsci, il partito liberale c'è perché c'è Gobetti, sono gli uomini che fanno i partiti, se non li puoi scegliere. Quindi questa qua è una grave violazione della libertà, e su questo da molti anni siamo accomodati in nome dell'onestà ad accettare il rovesciamento di quello che diceva Benedetto Croce: il vero politico onesto è il politico capace. Ma se io quel politico voglio, devo potermelo scegliere. Se nessuno di voi vota, chi è il vostro rappresentante? A chi andate a lamentarvi? Quello è entrato in Parlamento a cazzo, quindi non risponde più a niente. Questo avviene da circa 20 anni. La terza ipotesi rispetto a questo primo articolo è molto semplice, è quella, al di là del fatto che la seconda parte non è rispettata, di aggiungere una sola riga, una riga molto semplice, che potrebbe non alterare l'integrità fondamentale, tetragona, di quei 12 primi articoli che sono quelli costitutivi. Ed è: l'Italia ha la sua identità nella bellezza. Basta questa riga. Questa è una proposta che è stata fatta in Parlamento da 150 parlamentari e potrebbe essere, tra le riforme che Renzi non ha in mente, una riforma con un senso, introdurre l'elemento costitutivo della bellezza. L'altra ipotesi è quella più importante, non solo per gli italiani ma per gli europei, che ha portato tre tangheri, uno che si chiama Giscard d'Estaing, di cui si ricorda soltanto che ha fatto un libro per dire che si è scopato Lady Diana, pensa che sciccheria, un libro per dire che si è scopato una, giusto per dimostrare che sei. Gli altri sono due che hanno perso la testa in diversi modi, uno per astinenza dalla gnocca, che si chiama Giuliano Amato, l'altro perché l'ha scoperto troppo tardi, che si chiama Gianfranco Fini, si è immerso dentro una ragazza e non l'abbiamo mai più ritrovato da allora, è ancora lì che sta perlustrando il ventre materno in cui è rientrato. Queste tre teste di cazzo, in nome di una cultura illuministica, hanno deciso di non mettere nella Costituzione europea il preambolo sulle radici cristiane, che è la cosa fondamentale. Le radici cristiane sono radici di cultura, di civiltà. Pensate che il dramma fondamentale è quella questione posta qui l'ultima volta da Caligiuri, quando io venni qui, è questa: perché gli angeli
nei dipinti antichi hanno le ali nere, un tema cruciale. Sapete che il mondo vive intorno, abbiamo convocato vescovi, cardinali. Ora, perché un uomo semplice e buono come Caligiuri si pone questo problema? Perché per lui gli angeli esistono. Il cristianesimo è poesia, il cristianesimo è umanità, è bellezza. E tu hai, ti vergogni della tua religione, ti vergogni del Cristo per dire che sono tutti uguali. No, un musulmano non è uguale a noi, un musulmano è uno stronzo che dipende da un Dio di merda che vuole uccidere le persone, perché il nostro Dio non chiede questo. Ora, io non voglio essere parlato all'islamico, mi dispiace per lui perché è nato in un posto sbagliato, però lui esce con questa idea che tu sei un infedele, che se ti uccide va bene, vuol dire che il Dio gli ispira questo, il nostro Dio ispira amore, il nostro Dio vuole homo homini deus. Allora, io faccio una Costituzione europea in cui l'elemento peculiare che ha determinato case, chiese, palazzi, capolavori, arte fiamminga, arte cristiana, non è citato, perché questi tre tangheri si rifiutano di accettare la richiesta di Papa Wojtyła, che mandò la richiesta, che Giscard d'Estaing non volle accogliere, di introdurre le radici cristiane come preambolo della Costituzione europea, che è non una questione di fede, è una questione di riconoscimento della civiltà. Quando tu sei in Calabria e vai a Stilo, non è che vai a Stilo perché quella chiesa vuole che tu sia cristiano, perché è un simbolo di meraviglia umana, è civiltà. Allora, questo non c'è nella Costituzione europea. Nella Costituzione italiana, l'alternativa a quel rigo che ho appena letto potrebbe essere un preambolo che secondo me fra qualche tempo potrà anche essere votato dal Parlamento, perché non è pericoloso e non ha neppure il risvolto del laicismo, cioè dell'essere senza religione. Uno Stato laico non deve avere nessuna dipendenza da una religione, non è dipendenza, è consustanziazione. Noi siamo umanisticamente cristiani, il cristianesimo ha un fondamento che è legato a una visione del mondo, che è quella da cui discendono Raffaello, Michelangelo. Vabbè, il preambolo nel caso della nostra Costituzione non è sulle radici cristiane, ma è sulle radici della bellezza, e dice: la Repubblica Italiana riconosce la bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale, la conserva, la tutela e la promuove in tutte le sue forme materiali e immateriali, storiche, artistiche, culturali, musicali, paesaggistiche e naturali. È molto didascalico, ma potrebbe essere, come dire, il numero zero degli articoli, il punto di partenza per dire: questi siamo noi, noi siamo Vico, noi siamo Parmenide, noi siamo Rossini, Verdi, Puccini, cioè siamo questo, questa è l'Italia, questa è la bellezza. Ecco, da cui deriva una condizione fino a qualche tempo fa un po' elusa, nonostante Galbraith, che è quella che ha portato questo libro. Questo libro deriva da una crescente consapevolezza che la bellezza è un elemento fondamentale e che l'abbiamo fin troppo violata nel paesaggio. Quando mai poteva pensare il Costituente che noi avremmo avuto 4 regioni italiane, Calabria, Puglia, Sicilia e Campania, sconvolte dalle paleoliche? Prendiamo un altro costituente naturale, uno che poteva stare a scrivere questo testo e che ha fatto la legge di tutela del patrimonio artistico italiano, si chiama Cesare Brandi, grande scrittore, grande critico d'arte, io l'ho conosciuto bene, era quasi più importante di me, comunque una figura autorevolissima, il quale, viaggiando per l'Italia, arriva in Sicilia, dove Goethe, quando arrivò, disse: non si conosce l'Italia se non si conosce la Sicilia, quindi il luogo più bello del mondo. E dice serenamente, così, come se fosse la cosa più logica del mondo, e lo dovesse essere per sempre: per andare a Mozia, luogo bellissimo, con un'isola meravigliosa, con l'Efebo di Mozia, che è la più bella scultura antica, dove devi andare se non sei ancora andato, perché non si può non andare, da Palermo, se uno vuole fare una delle strade più belle del mondo, prende la costiera e passa da Castellammare, e quello che vede è così multiplo e diverso, come se invece di percorrere quelle poche centinaia di chilometri, ne facesse migliaia. Tanto in poco spazio il panorama è variato e il mare si offre in modi così differenti e così belli. Per di più la strada è ancora poco alterata da brutti edifici moderni. Lasciatemi dire che non si pagherebbe mai abbastanza per tenere questa costa, che è certamente la più bella della riviera, ancora intatta, come certo non lo è più la riviera di Levante e di Ponente in Liguria. Dico, è proprio un testo classico. Ebbene, Brandi era nato nel 6, è morto alla fine degli anni 90, immaginiamo che vada oggi in quel luogo,
In quel percorso di poche centinaia ci sono 850 pale eoliche, di cui la metà ferme. E per fortuna, dopo che io ho fatto questa campagna, ormai quando iniziò allora, 15 anni fa, è intervenuto Riina, il quale, intercettato in carcere, oltre a dire che voleva uccidere qualche magistrato, cosa che mi pare anche logico dal suo punto di vista, dice una cosa che non poteva essere un'invenzione, era un dato di fatto. Dice: quel Matteo Messina di Napoli, io stronzo, si è fatto i piccioli con i pali eolici, se li mettesse nel culo. E dichiara quello che io dico da sempre, cioè la mafia ha trovato il suo affare in un'impresa miliardaria in euro, che è quella delle pale eoliche. Allora, io lo dico, non ho visto molti magistrati scaldarsi, ma la pagina di Brandi 1975-80 e la realtà di oggi ci fanno capire che è capitato qualcosa che non doveva capitare, e che il paesaggio di cui parla l'articolo 9 non era un paesaggio, come dire, dinamico. Si intendeva con ciò stesso dire che il paesaggio dovesse rimanere quello che era. Non potevano neanche pensarlo questi poverini degli anni 48-46 e hanno scritto: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Come dire, lo tutela perché rimanga così. Quindi questa cosa è cambiata, su questo occorre intervenire, occorre potenziare la tutela, occorre attribuire alla Costituzione un ruolo di maggiore garanzia. Chiudiamo queste considerazioni con qualche altra immagine, e proprio in ordine a quello che vi ho detto, prendiamo un luogo sublime della contemporaneità. Tutti voi, numero 8, tutti voi avete letto sui giornali, qualcuno sarà anche andato, magari preso da un delirio motorio, sul lago di Iseo, dove è apparsa una passerella fatta da un artista che si chiama Christou, che è un esempio di quella che si chiama land art. Cosa vuol dire? Vuol dire un'arte fatta di terra, un'arte fatta... L'idea non era malvagia, era un'idea solipsistica, come si può dire, perché determinata dal fatto che quel signore, quell'artista, volesse mostrare quanto era intelligente a farci camminare sull'acqua, come se fosse qualunque luogo del mondo. Nessuna freccia, nessuna passerella minore ti portava a vedere i più bei capolavori dell'arte del Cinquecento, che erano a 5 chilometri. Lorenzo Lotto, Romanino, Tiziano, tutto il milione di coglioni che sono andati, hanno toccato parete e sono andati via col sacco a con la colazione dal sacco. Quindi hanno fatto una cosa che era il divertimento di un'occasione, una specie di grande festa. Io ho criticato più ancora la regione che l'artista, ma ho indicato un divertimento dell'idea senza un rapporto con la bellezza dei luoghi e delle cose. Più importante di quello, e impenituro, negli anni Ottanta, per volontà di un sindaco, poi anche senatore, Ludovico Corrao, che era in Parlamento con noi, nacque questa idea, land art, cioè Burri, molti lo conosceranno, artista importante che ha fatto sacchi, cretti, ha pensato di fare un suo cretto, non come un quadro da mettere nella biblioteca o in casa, ma come una impresa molto ampia di terra, e ha fatto questa colata di cemento. Potrebbe essere un'ideuzza molto grande, ma in sé non carica di una memoria storica, che invece è questa. Terremoto, siamo in piena attualità, del Belice. Cadono Gibellina, Salemi per la verità è stato semplicemente abbandonato perché non era caduta, l'hanno ricostruita con una new town brutta. Stessa cosa avviene per quella che fu la più colpita, che è Gibellina. Cadono tutte le case, è irricostruibile, la costruiscono nuova, come l'Eur, un po' fascista, in prossimità di Salemi, e quella è la Gibellina che chi va a vedere vede, sempre attraverso le chiamate di architetti importanti, anche alcuni molto pieni di buone idee, ma hanno fatto una città molto fredda, che si chiamano appunto Hermes, Gregotti, che sono stati chiamati a fare questa Gibellina nuova. Nella Gibellina vecchia l'intuizione di Corrao è di chiamare Burri, che distende come un velo, come se fosse un sudario, come se fosse una lapide, sulla città morta. Non c'è più la città, c'è il percorso viario, vedete quelle crepe, quelle sono le vie, la città non c'è più. È un monumento al silenzio, alla morte, alla città perduta. Una cosa piena di poesia, intesa come un luogo dove non vai più perché è distrutto, in cui vai per vedere il memoriale lasciato dall'artista contemporaneo, infatti è molto frequentato, fanno anche spettacoli teatrali. Non fai in tempo a capire il valore del silenzio e della morte e della distruzione che una testa di cazzo mette sei paleoliche come i peli sulla testa di Pippo Baudo, e quelle là, tutte ferme. Ah, si capisce perché? Che questo è così, una totale insensatezza. Vabbè, andiamo avanti.
Guardiamo invece quello che passa per la testa di un sindaco del PD che si dice renziano alla Spezia, il numero 38. L'Italia è piena di città meravigliose, ma anche piena di città che hanno strade relativamente moderne, con la loro dignità, un po' alla Nizza, alla Parigi, un boulevard. Questo è un bel boulevard, non importantissimo, ma con edifici di fine 800, al centro quello più basso è un'architettura fascista, ci sono dei filari, è una strada che ha 90 anni. Cosa fai? La lasci così? Fai la buona manutenzione, metti a posto un po' le piante, spenderai 300.000 euro? No! 3 milioni di euro, perché qualcuno ha spiegato che c'è un grande artista in Francia che si chiama Buren, e nonostante Braille, a cui puoi chiederlo, che mandò una segnalazione per bloccare i lavori e poi fu sconfessato dal tribunale amministrativo, il sindaco ha in mente questa innovazione, numero 39. Questa è la strada come la vuole lui e come sta per essere fatta. Eccola qua. Buttare giù gli alberi e fare degli archetti di cemento armato colorati. Questa è quella testa di cazzo del sindaco di La Spezia, il quale si permette di mettere le mani per fare una cosa di questo idiota di artista che ha già fatto schifezze anche a Parigi, che deve essere chiamato per fare i suoi archetti buttando giù gli alberi. Ora, abbiamo cercato di bloccarlo, quando verrà Braille lo racconterà, siamo riusciti a metà, ma certamente è il segnale di una inconsapevolezza, di una legge che non ti mette nelle condizioni di proteggere quello che sarebbe naturalmente da proteggere. Abbiamo visto alcuni esempi, vediamo adesso altri due o tre esempi di carattere diverso, quello del lavoro che è commemorato 46 anni prima della Costituzione da un capolavoro molto strano nella nostra pittura, 37, quadro moderno, è il primo quadro del Novecento, 1902, ma sembra, come dire, la figura dell'articolo 1. È il quarto stato. Come vedete è un quadro orizzontale che è l'opposto e il complementare di una pala d'altare. La pala d'altare è una struttura verticale su un altare che ha sotto gli uomini e in alto le divinità, Dio, i santi, la Trinità, che aiuta gli uomini. Quindi gli uomini a quell'epoca sicuramente erano cristiani, ma questo monumento di pittura è tale perché l'umanità non ha la protezione di Dio, non chiede grazia, conquista in forza della propria capacità i propri diritti, avanza verso i propri diritti. Io quando ero assessore a Milano lo misi nella sala delle Cariatidi del Palazzo Reale a terra, senza un basamento, perché esso mostrasse che quelli vengono verso di noi e ci trasmettono la libertà che hanno conquistato. Da questa immagine deriva la logica dell'articolo primo, in cui il lavoro è fondamentale nella nostra Costituzione. Altre due immagini che ci fanno vedere Donatello. Donatello è il più grande scultore italiano prima di Michelangelo. Guardate la meraviglia del suo reliquiario di San Rossore, numero 16. È un reliquiario, ma c'è la forza di un uomo che vuole, fermamente vuole, affermare la fede come santo e come soldato di Dio. È bellissimo quello a destra. E ora lo vediamo, un capolavoro del 1430-40. Però per dire che il bosone, appunto, il germe dell'arte è dentro l'uomo, e l'uomo è diverso dall'animale perché fa storia, ha memoria e migliora il mondo con la bellezza. Il mondo è creato da Dio, il mare, i fiumi, le montagne, ma l'uomo mette qualcosa che integra quella bellezza e la migliora, almeno per quello che è stato fino a 60 anni fa. E quindi crea un'immagine nuova. Questo avviene a Firenze nel 1400, ma avviene anche nel centro dell'Africa, nel Benin, perché quell'immagine che vedete non è una maschera moderna, è una scultura del 1450 fatta in Africa, come se perfino un uomo che non era nel humus della civiltà artistica italiana e della Magna Grecia e del mondo antico, ma nell'istinto di far vivere un idolo, fosse stato capace di creare questa meraviglia. Sento in questo una consonanza che indica che Dio è nell'uomo. Se Dio non esistesse, sarebbe nell'uomo stesso. E da ultimo, sempre nell'ordine di questi paragoni, guardiamo l'immagine numero 6. Questa è ancora più impressionante. Voi sapete che l'arte greca inizia nelle isole cicladiche, dove noi vediamo delle immagini impressionanti come di idoli per culto, per ex voto, che si chiamano idoli cicladici. Quello che vedete a sinistra è un volto con un naso così astratto che potrebbe averle fatto, non so, Ugo Nespolo, potrebbe averlo fatto un autore del Novecento. Ha 2700 anni,
ed è fatto nel mare Egeo. Dall'altra parte hai Brancusi, il più famoso scultore astratto del Novecento, 1926. Sono distanti 2600 anni, ma sono uguali. Un artista d'avanguardia inventa l'essenza di un volto, la sintesi astratta di un volto, con un accenno di naso, un po' come le famose teste di Modigliani, che erano false quelle, ma quelle buone sono più o meno ispirate a questo stesso gusto, che è quello delle maschere africane, che Modigliani aveva visto con Picasso. Ma tutto questo che noi vediamo come l'avanguardia della modernità di un secolo, che è il Novecento, è stato fatto 2700 anni fa da un artista anonimo. Allora vuol dire che c'è Dio, che Dio è nell'uomo che crea bellezza e aumenta la bellezza del mondo. Quindi se la bellezza non è soltanto un elemento ornativo e non è soltanto da proteggere in quanto c'è, ma è la prova che Dio è in noi, come può la bellezza non essere nella Costituzione? Vogliamo nella Costituzione europea le radici cristiane, e quelle non sono passate, ma qui vogliamo qualcosa di diverso, che la bellezza e la creatività dell'uomo siano la prova della divinità dell'uomo e siano l'elemento fondamentale per cui noi italiani soprattutto viviamo davanti al mondo in virtù di una creatività. La parola creare vuol dire Dio. Le opere d'arte sono creazione. La nostra Costituzione sarebbe imperfetta se non tenesse conto e non prendesse coscienza di questo valore. Ecco perché oggi questo libro è stato scritto, nel passato ce n'era una percezione forse meno precisa. Se riusciremo a dare alla Costituzione questo carattere, per me sarà la conquista di un percorso che cominciò la Soveria Mannelli nel 1989 e che è diventato anche politico, come la Costituzione è anche politica. Ma la politica non è una cosa negativa, è riuscire a riconoscere in maniera precisa le identità e i caratteri di una popolazione, di un popolo, di una civiltà. Noi abbiamo come carattere fondamentale la bellezza. Sarebbe triste non riconoscerlo e io spero che questo libro apra la strada a un riconoscimento definitivo di questo valore universale. Allora non vuole intervenire nessuno? Ma neanche Caligiuri, no, io una cosa da avere. Volevo chiedere a Vittorio Sgarbi, più è una mia curiosità, ma rientra sempre in quell'architettura moderna, un'architettura che ha preso spunto in Francia e in particolare a Parigi. Parlo della piramide del Louvre e di tutta Sergi Pontoise, quello che l'architetto, adesso mi sfugge il cognome, che anche lui stava a Firenze, è cresciuto a Firenze, lui è ebreo di origine, ha fatto la ruota lì a Firenze, adesso non mi sfugge. Hai avuto modo di valutare il senso di tutto quel discorso e quel percorso che è stato fatto da Sergi Pontoise fino ad arrivare in sostanza alla piramide del Louvre, giusto per capire, ecco, se c'è un senso architettonico lì oppure c'è veramente, ecco, la voglia di sfogarsi di alcuni artisti e di alcuni architetti. Grazie. Parigi è una città e in essa si sintetizza una civiltà che diversamente dalla nostra non è né plurima né periferica né in qualche modo centrifuga. Noi siamo una civiltà a mosaico variegata. Parigi potrebbe essere la Francia da sola e ha la caratteristica di essere una città relativamente moderna, caratterizzata da grandi strade, per cui nella modernità della Ville Lumière c'è l'idea che essa possa continuare a modernizzarsi volta a volta, dopo i boulevard parigini con la Tour Eiffel. Quindi nella vocazione di Parigi c'è l'idea di progredire, che poi esso possa essere fatto in modo discutibile o meno, non toglie questa natura progressiva della città e anche il fatto che essa incarna una cosa che in Italia si è perduta con la democrazia e con l'Unità d'Italia, cioè le aree dove principati, ducati, marchesati si identificavano con i duchi di Urbino, i marchesi di Ferrara, è diventata una cosa diversa in cui questa dimensione non c'è più, quindi si è persa conseguentemente l'arte di Stato. L'ultima espressione di arte di Stato è stata una forma di arte di regime,
un uomo romagnolo che non era né un principe né un duca, ha assunto una funzione messianica e l'ha rappresentata in forme architettoniche che comunque sono molto interessanti. Ecco, tu il tuo, ma il mio in questo caso è Mussolini. Quel Mussolini che ha fatto questa operazione, ha fatto l'ultima operazione identitaria. Con la Democrazia Cristiana e la democrazia generale parlamentare è come se noi avessimo perso il senso dell'architettura, dell'urbanistica e anche dell'arte di Stato. Cioè in Italia non c'è più arte di Stato. Se noi abbiamo nelle civiltà l'esempio di un potere che si rappresenta, esso è nelle piramidi, nei templi greci, nelle chiese gotiche, nel barocco, è come se noi avessimo perso questo riferimento. E allora in Francia c'è ancora l'arte di Stato. In Francia c'è un presidente che chiama un architetto e fa il Centre Pompidou. Da noi non c'è Mitterrand e poi Pompidou. In Italia non c'è un Centre Berlusconi, non c'è un Centre de Mita, non c'è un Centre. È come se improvvisamente si fosse pensato che l'arte ce l'ha già tutta e non era più necessario costruire nulla che commemorasse il potere. In Francia c'è. Quindi gli autori, io ho fatto una mostra adesso ad Arezzo di un artista che si chiama Taimer, lui fu chiamato da Chirac e anche da Mitterrand per fare degli obelischi. Valerio Adami ha fatto la Gare d'Austerlitz, l'altro ha fatto la Gare d'Orsay, l'ha fatta Gaia Ulenti, il Beaubourg, che poi Centre Pompidou l'ha fatto Piano. In sostanza, gli architetti sono stati chiamati a realizzare delle visioni del potere, potere e architettura, per cui a Parigi questo è possibile, in Italia si è disperso, allora non so se sarebbe giusto farlo rinascere. Certamente non è rinato, perché noi abbiamo, dopo Mussolini, siamo entrati in una voragine in cui non c'è un monumento, una grande architettura, quella schifezza di Firenze che hai visto, che sia legata a una volontà di aumentare la bellezza attraverso i monumenti. Quindi questo è un problema su cui occorrerà discutere e valutare anche la differenza fra una civiltà che ha una capitale centripeta, in cui tutto si rappresenta e si proietta verso il futuro, e una civiltà come la nostra che farebbe già abbastanza se si proiettasse verso il passato. Nel senso che ne abbiamo abbastanza, forse è per quello. E quindi da questo punto di vista quello che avviene a Parigi può avere un significato, ma certi monumentini che fanno i sindaci sono dei conati di vomito, come quello che io ho ottenuto che venisse smontato di Catanzaro, dove mi hanno processato e poi assolto, che era quella specie di flipper montato da un architetto che poi mi sono anche dimenticato come si chiama, che però ha lavorato, quello che ha fatto la montagnola al, come si chiama? Zagari, quello che ha fatto anche la montagnola della Camera, sono dei conati di stupidità. A Parigi la dimensione è più ampia e progettuale, c'è ancora l'idea di un'arte di Stato. Noi questa l'abbiamo persa, con la fine del fascismo l'abbiamo persa, ma voglio dire, qui non è più un giudizio, è una valutazione, poi occorrerà capire se aver perso l'arte di Stato, voglio dire, aver lasciato le decisioni a assessori regionali, sindaci, quali ognuno di loro ha fatto la sua schifezzuola locale, e quindi siamo arrivati a un degrado piuttosto grave, cosa che a Parigi non accade perché comunque è la città a cui tutto si riferisce. Quindi molte cose sono evidentemente comuni, molti orrori dell'architettura moderna dipendono da archetipi che nascono nelle Corbusier e che poi vengono ripetuti all'infinito da microarchitetti, però Parigi mantiene la necessità di identificarsi con una città che cresce, con una città che quindi forse non vale neanche la pena di fare, non mi piace la piramide, sarebbe sbagliato dirlo, che la piramide comunque ha un segno architettonico, una cosa come la piramide in Italia non c'è. Cioè non c'è stata, negli ultimi 50 anni hanno fatto, non so, fatto l'auditorium, ma non c'è una cosa, forse era una cosa con l'architettura del Novecento, ha pochi segnali importanti, forse il Pirellone lo era, insomma, cercandoli ci sono anche in Italia, ma non hanno quel senso di architettura di Stato che con noi è finita con Mussolini. Buonasera. Volevo farle una domanda, da Parigi torniamo un attimo in Calabria, andiamo a Cosenza. Che progettualità ha sul centro storico di Cosenza e se è vero che volevano costruire una seggiovia o funivia per raggiungere il castello di Cosenza da Piazza Valdese? Grazie. Ma non escludo che nell'occhiuto progetto di Occhiuto ci sia anche una funivia, perché l'uomo è pieno di fantasia. Mi pare che per la sua città abbia fatto molto, e nonostante il partito un po' in declino di cui ha fatto parte, e nonostante
le ostentazioni ridicole dei candidati come Presta e tutto quello, il fatto che abbia vinto in quel modo a Cosenza prova che i cittadini hanno visto che lui ha dato cura alla sua città. Poi può avere sbagliato alcune cose, ma dai box degli artisti all'illuminazione, ad alcune cose che io ho visto, si vede che una mano ha carezzato Cosenza da quando c'è Occhiuto, e quindi questo poi l'ha portato a essere rieletto. La mia chiamata ha il valore simbolico di quello che qui era nato quando io mi accorsi, sento di Cosenza che era stato rimosso non dal terremoto ma dalla coscienza, era come se non esistesse, e quindi alla fine ho accettato quell'incarico che come primo atto ha avuto la richiesta nel momento drammatico che viviamo rispetto al terremoto di scegliere come prima città da mettere in sicurezza con la prevenzione antisismica Cosenza. Quindi abbiamo scritto a Renzi per dire c'è un centro storico perfetto, integro, dimenticato, in cui il rischio per le vite umane non è altissimo perché non è popolato, però quello potrebbe essere il primo campione su cui sperimentare la prevenzione. Quindi questo speriamo che ottenga, perché oggi negli ultimi tre terremoti, quello emiliano, quello dell'Aquila e questo, la novità vera, oltre a quello che io ho detto, e questa volta sono stato scostato, pare, credo che lo sarò, di ricostruire com'era e dov'era il centro dei tre paesi colpiti, c'è anche questo richiamo che prima non c'era al fatto che occorra fare una grande macro opera nazionale di prevenzione. Da qualche parte occorre partire e io ho pensato che si potesse partire come campione da Cosenza. Quindi questo è il primo atto che ho fatto, poi vedremo quello che lo Stato e il Governo ci consentirà. Frustaci! Sindaco, lo Ionio. Intanto un saluto a tutti e volevo fare prima un'affermazione e poi una domanda a Vittorio Sgarbi. Io è la prima volta che sento Vittorio Sgarbi parlare, almeno io, di cristianesimo, e mi è piaciuta molto quella incarnazione di questo Dio che ha creato il bello e si identifica poi nell'uomo che deve continuare a perpetrare il bello. E io devo dire, questa cosa l'ho sentita, mi è piaciuta molto, la metabolizzo, la faccio mia e ringrazio per questo, mi ha illuminato questa sera Vittorio Sgarbi su questo concetto. Ma a Vittorio Sgarbi vorrei fare una domanda, siccome io personalmente avrò sbagliato, lo consideravo un agnostico, nel senso che è la prima volta che lo sento parlare appunto di cristianesimo, di Dio, di un Dio più vicino al cristianesimo. E siccome ho avuto modo di vederlo turbato in una circostanza, che è stata la visita in quella umilissima casetta, quando ho avuto il piacere di averti ospite a Sant'Andrea della Monachella di San Bruno, che speriamo sia, di cui è in corso il processo di beatificazione, ti ho visto talmente turbato che in quella casetta ci sei voluto tornare, se ricordi, due volte. Ora, non sarà stata la Monachella di San Bruno, adesso ci metto un pochino pure del mio. Ti ripeto, io ti facevo un po' agnostico, non ti avevo mai sentito parlare in questo modo, legato alla cristianità, a un Dio vicino al cristianesimo e quindi a Cristo. Sarà stata la domanda è questa, sarà stata la Monachella di San Bruno che ti ha fatto un po' cambiare idea? No, adesso quella visita me la ricordo, ma il fatto è che tu, essendo un po' distratto, pensi più alla gnocca che a me, perché io queste cose le dico da 30 anni, adesso le dico, le dette in televisione, ho difeso i preti. Pensa che, per dirti una cosa, io non ho niente contro gli omosessuali, però trovo che l'unione gay, cioè l'unione di culi, non produca nulla. Cioè, il matrimonio è fatto, malauguratamente, per proteggere il più debole, che è un figlio. Cioè, il nostro sindaco ha fatto un ottimo matrimonio e ha fatto un'ottima figlia. Questo è il matrimonio. Se non deve fare figli, se lo deve mettere nel culo, che si sposa a fare? Quindi io sono contro gli unioni gay e sono contro ogni matrimonio. Per cui posso dire che sono contro gli unioni gay, perché trovo che il matrimonio sia una forma di criminalità, una forma di lo trovo. Però, dovendo proprio capire che esista,
lo è in nome del figlio, cioè due si sposano per... Non è necessario, perché io ho tre figli, se avessi avuto le tre mogli con cui li ho fatti, le tre donne. Allora, in televisione, molto tempo fa, incrociai l'avanguardia di questo movimento che ha portato all'unione gay, che era Cecchi Paone. Ed è una trovi su internet, io che lo mando a cagare, perché lui attacca i preti, che sarebbero quelli contrari all'omosessualità. Per cui da lì, in tante altre che io sono, ho una quantità di seguaci preti, che mi vedono come la miglior difesa della religione, proprio perché su quei principi io ho costruito non la mia fede personale, che è un fatto che non riguarda nessuno, ma la convinzione che i valori del cristianesimo sono i valori di civiltà. Per questo per cui oggi l'ho detto, ma non è la prima, l'ho detto vigorosamente anche in situazioni molto conflittuali, perché quella con Cecchi Paone era come dire la Chiesa è colpevole di tutto, perché tra l'altro la Chiesa, come sappiamo, ha un problema abbastanza esteso di omosessualità. Che poi non lo abbia voluto far vedere non vuol dire che non ci sia stato, quindi era lui che sbagliava. Pasolini, che è figura ammirevolissima, diceva che le questioni sessuali sono questioni personali, cioè tu non fai mica l'etero pride, cioè tu prendi una bella ragazza e te la baci. Se lo fai in pubblico sei un po' esibizionista, ma generalmente preferisci farlo per i fatti tuoi. Questi qua fanno le sfilate seminudi, cioè, ma perché l'omosessualità deve essere esibita? Forse io esibisco l'eterosessualità, ma perché? La sessualità sono cazzi nostri, tecnicamente parlando, è quello che uno fa. Allora questo mondo si è schierato contro la Chiesa, nella fattispecie, e io l'ho difesa la Chiesa dicendo i preti hanno fatto, anche loro possono essere omosessuali e sono fatti loro, ma la Chiesa ha fatto cose importantissime. Oggi è arrivata al martirio, un prete ucciso in Chiesa è un simbolo di una violenza alla libertà religiosa. Cioè io difendo la Chiesa è perché... Io non ho mai visto un cristiano sgozzare un imam. Uno entra in chiesa e sgozza un prete. Mentre lo sgozza, limita la mia libertà. Perché io voglio praticare la libertà religiosa senza rischiare di morire. Si è tornati ai martiri. Quindi la Chiesa oggi è in una condizione favorevole rispetto al suo riscatto, perché ha addirittura i martiri. Non risulta il rovescio che un cristiano uccida un islamico perché fa una funzione in una moschea. Allora... Solo per dirti che queste cose che dico appartengono a una componente religiosa razionale, non fideistica. Io non devo dire che sono cattolico, non mi pare che sia interessante, come non devo dire se sono omosessuale o eterosessuale, però posso dire che i valori del cristianesimo sono valori di civiltà universale. E provavo a dirlo alla Gelmini temendo che non lo capisse, ma anche quello ho fatto. Ho difeso tutti quelli che hanno voluto il crocifisso nelle scuole, contro quella magistratura all'Aquila che tolse il crocifisso perché non voleva turbare la sensibilità di un musulmano. Ma come, i musulmani crocifiggono ancora le persone e non vogliono vedere il crocifisso? Li mettono in croce, li prendono e li crocifiggono e non vogliono vedere, ma vadano a fare in culo. Cioè dicono, non ho capito, devo stare pure a rispettare la loro sensibilità. Allora, anche in quel caso io ho fatto l'ipotesi, siccome l'arte in realtà sublima tutto, e l'arte oltre a dimostrare che Dio esiste, in qualche modo... lo sopravanza. Se io in una classe metto il Cristo morto di Mantegna, capolavoro che tutti voi conoscerete, o il Cristo del giurista universale, quale preside potrà toglierlo? Se lo togliesse farebbe un vulnus, una ferita a un'opera d'arte. In compenso in quella classe hai la faccia di Scalfaro, la faccia di Napolitano e la faccia di Mattarella, che non siamo sicuri che sia veramente vivo, è un'ipotesi, e io lascio Mattarella e tolgo il Cristo? Ma sarò scemo? Allora, questo anche qui non è questione di fede, è questione di logica. Il Cristo morto di Mantegna, quindi un'immagine d'arte escludendo un crocifisso di quelli d'artigianato, lì è un valore universale ben più della faccia di Scalfaro. Allora, in quale logica io tolgo il Cristo morto di Mantegna, ammesso che quell'immagine diventi come quella che era... Lo faccio attraverso una violenza alla cultura, non dalla religione. Ecco perché hai sentito quel ragionamento. Io difendevo i principi fondanti, la nostra civiltà, la nostra sensibilità, la nostra intelligenza, prima ancora che la nostra fede. Se poi uno crede anche in Dio, problema suo. Quello è un problema di intimità come il sesso. La fede è esattamente come il sesso. Però che io possa pronunciarmi sulla vita, per esempio, io sono convinto, se una donna viene da me e dice che è incinta, io non avrei voluto quel figlio, ma le dico che lo faccia, perché io sono per la vita. In questo senso il cristianesimo ha tutte posizioni di questa natura. Quando ci fu il caso Eluana Englaro, io ero con la Chiesa, ho litigato anche lì con Cecchi Paone, perché allora tu sei così.
la Chiesa, ed è dimostrato, ha il vantaggio che c'è qualche miracolo, cioè delle cose inspiegabili con la scienza. Ecco Lourdes, ecco Padre Pio. Questa è una parte misteriosa su cui io non sono mai entrato. Però se un miracolo è veramente, mettiamo che viene un cancro mortale a Caligiuri e dopo che gli è venuto guarisce completamente, è un miracolo, no? Questo lo dico senza battute, nel senso che qualche volta è capitato. Allora, di fronte a questo, tu dovresti studiare la fenomenologia del miracolo. Però ammettiamo che uno proprio al miracolo non ci crede. Io non ci credo, è impossibile. Quindi nessuno, io ho un amico pittore che si chiama Vago, che aveva un cancro al fegato, in stato terminale. Dopo 3-4 visite è andato all'ospedale, non ce l'aveva più. Ora, quando lo guardo, lui mi guarda, io lo guardo, io lo so perché non credo che non abbia mentito. E come lo chiami se era un miracolo? Era stato già dato per spacciato? Allora, esiste una componente che possiamo dire razionalmente inspiegabile, che crea lo spazio per la fede in Dio. Io quella lì non la pratico, anche se qualche indizio ce l'ho, non la pratico. Pratico quell'altra. Allora, io ho una figlia, io poi lo conosco anche Peppino Englaro, anche una persona che dopo 17 anni di rottura di coglioni, perché vegeta e lì, a un certo punto io stesso, prima di lei, invento che lei mi ha detto che se stava male si poteva, voleva essere ucciso, voleva essere, insomma, come si chiama lì, l'eutanasia. Io non ci credo perché non basta dirlo, occorre magari scriverlo, però mettiamo che sia vero. In realtà è più per toglierti la rottura di coglioni, tanto quella lì comunque non potrà mai, è come una cosa, non potrà più muoversi. Allora io penso, perché invece io ero per la vita, come Berlusconi, lo dico perché Berlusconi, che non capisce quasi niente di leggi, ha fatto un decreto di necessità e di urgenza per impedire che togliessero. Napolitano, il vero assassino, non lo ha fermato. Perché non lo ha fermato? Perché necessità e urgenza, nell'interpretazione naif di Berlusconi, erano che quella lì stava morendo in quel momento ed era urgente impedirglielo. Invece vuol dire che una legge debba essere fatta rapidamente perché lo chiede la situazione storica. Erano 17 anni che studiava la materia, per cui Napolitano sul piano formale giustamente ha detto non c'è nessuna necessità di urgenza per questo decreto. Quindi a quel punto ha impedito che questo diventasse legge e hanno tolto i figli alla poveretta che è morta. Chi è l'assassino? Napolitano. Chi era invece il benemerente? Berlusconi. Ma per ragioni opposte. Berlusconi pensava di fare un editto, un decreto utile a non farla morire. Ma il decreto porta con sé necessità e urgenza non rispetto al caso singolo, ma rispetto alla dinamica legislativa per cui occorre un decreto urgente come per un terremoto. Giustamente, quindi Napolitano ha avuto ragione sul piano formale, anche se non sul piano sostanziale. Ma tolto questo elemento, è evidente che noi abbiamo continuato a immaginare che il decorso della malattia non avrebbe portato a nessuna possibilità che lei si svegliasse. Quale possibilità c'è? Un miracolo. Io la tengo viva perché improvvisamente si alza Padre Pio, la Madonna e tutti i santi, fanno uno di quei miracoli e lei si sveglia. Se io credo in Dio, posso credere a quel miracolo. Ma non è il caso mio, perché io non credo al miracolo, perlomeno non lo metto nel conto delle cose mie. Io credo a una cosa di cui vi spiego un esempio. Voi sapete cos'è l'epatite C? Fino a 10 anni fa uno con l'epatite C poteva morire. Da 2 anni hanno trovato costosissimo un vaccino per cui uno perde l'epatite C. Cioè la scienza, qui come in altri casi anche il mio cuore, la scienza ha fatto passi da gigante. Potrò pensare io, in nome della scienza e quindi della ragione e non della fede, che fra 6 anni qualcuno trovi il mezzo per svegliare Eluana Englaro? Sì, io ci credo. Non per Dio, ma per la scienza. In nome della scienza, in iperlaicismo, io mi sono contrapposto all'eutanasia. Io l'ho spiegato in questi termini. Naturalmente Cecchi Paoni non lo voleva capire, perché contrapponeva il mero miracolo alla realtà che non prevede nessuna soluzione. La realtà di oggi, perché 30 anni fa alcuni tumori non erano curabili, 30 anni fa mio zio è morto di infarto, io no, 30 anni fa non c'era la cura per l'epatite C, 30 anni fa non c'era la cura per la... Allora, se io posso pensare che il progresso della scienza, che non è Dio, ma è la fiducia nella ragione, produca un risultato, non posso uccidere Eluana Englaro. Ecco il tema, questo è interessante, posto qui dire, perché non perché io aspetto il miracolo, che pur ci potrebbe essere, è capitato. Possiamo prendere il miracolo. Io credo che se lei fosse viva, magari fra un anno, fra 2 anni, si alza un medico di questi che vincono il premio Nobel, che trova il modo per darle la scossa e farla rimettere in piedi. D'altra parte, sono stati dei casi
di qualche tempo durante il caso Englaro, era apparso che uno che dormiva da 17 anni a Londra si è svegliato. Capitano. Quindi non è vero che noi dobbiamo solo credere alla presenza di Dio sul piano miracolistico. Dobbiamo credere al progresso dell'uomo e alla capacità che l'uomo determini situazioni prima impossibili. Talché, per arrivare alla conclusione di questo perverso e complesso percorso, noi abbiamo avuto spesso la contrapposizione tra la scienza e la religione. Come dire, alcune cose, fecondazione assistita, altre la Chiesa non le vuole. Credo che sbagli, perché quello che la scienza fa non può non essere previsto da Dio. Nella mia visione iperilluministica e iperfideistica, qualunque cosa la scienza conquisti, la religione non può dire di no, perché si attesterebbe più indietro. Se Dio c'è, è grande come la scienza, e anche di più. Quindi quello che la scienza fa, Dio non può impedirlo. In nome di un valore morale, io dico che se lei non può fare bambini, ma c'è un meccanismo per cui può fare in un certo modo, la Chiesa non lo vuole. No, un cazzo. La Chiesa non può dire di no a una scienza che fa delle cose... Se un giorno l'umanità potesse essere clonata e Caligiuri e Dio potessero essere clonati, qualcuno potrebbe dire è un pericolo, ma quando capita, una volta che capita, dico no, non si può clonare. Come non si può clonare? Se la scienza è arrivata a trovare la soluzione per clonare qualcuno, va bene, sarà meglio avere due sgarbi che due strozzi. Io obiettivamente dico, no? Quanta gente inutile, io sono abbastanza utile, quindi meglio avere tanti sgarbi che non tanti stronzi. Ma tutto questo per dire che dovrei avere improvvisamente invece un prete che dice no, la scienza ha fatto troppo. No, perché Dio comprende anche la scienza, se la scienza è creazione dell'uomo con gli strumenti che l'uomo ha. Quindi tu capisci che io non è che sono cattolico cristiano, di più. Cioè io sono per la coincidenza perfetta fra quello che Dio è e quello che l'uomo fa. E allora, siccome quello che l'uomo fa è stato fatto con riferimento alla fede cristiana, io sono felice di essere italiano e cristiano, non vorrei essere né egiziano, né turco, né algerino, e tantomeno musulmano. Io penso che uno che nasce musulmano è come una donna che nasce brutta, sarà una sfiga. Pensa a una donna brutta. No, è triste, perché in fondo un uomo brutto se la può cavare. Una donna brutta, tutti quelli che non le chiedono niente, pensa tu che fortunata che sei, tutti i giorni non ti chiede di scoparti, sei felice, e una che non glielo chiede mai nessuno. Ecco, un musulmano è così, un musulmano è uno che non chiede mai niente e sta in giro con suo cazzo di Dio, ti uccidi, uccidi, uccidi. Quindi io sono cristiano e italiano, e sono anche un bel uomo. Vedi, frustaci che sa frustarti. Pensa come sarebbe se fossi brutto. Che tristezza, che rottura di coglioni. Sulle belle qualcosa si lamenta, sono troppo facile. Sulle belle è bellissimo. Allora un giorno vado in televisione lì per stalking. Ora io capisco, stalking è una di quelle invenzioni tipiche della legiferazione, per cui è un reato solo per le donne. Perché immaginate su un tram, io vado sul tram e si avvicina lei o lei e mi tocca il culo. Io sono contento. Si avvicina a lui, tocca il culo a lei, lei si incazza e lo denuncia. Dico, scusa, ma perché il mio culo è diverso dal tuo? Cioè, lo stalker è solo un maschio, mai una donna. Allora, se io sono pieno, io ho il telefono pieno di persone che, prese da un'insana passione per me, mi scrivono un messaggio al giorno da 15 anni, da 20 anni, come quelle medicine che prende tutta la vita. E sono delle scasse minchie alcune, mando delle fotografie. Però io, sereno, accetto. Questa ragazza qui era lì, che era venuta dalla D'Urso, perfetto da D'Urso, mi ha mandato 20 mazzi di fiori, l'ho denunciato. Dico, scusa, ma se ti manda dei fiori prendili e non fai... Quindi nella donna c'è la psicologia che uno che manda dei fiori è un disturbatore. Allora, in questa logica, io che mi sento, come dire, oggetto di... Sono però felice che uno mi disturbi, mi mandi dei messaggi, delle parolacce anche, io sono contento. Quindi la bellezza porta con sé anche questo rischio, che magari lei... E se magari fossi brutta così nessuno mi rompe i coglioni, invece non è così. Perché la bella rischia di essere vittima di quello che le toccherebbe il culo. Beh, tocca il culo che vuoi che sia, non sarà così grave. Tu non hai mai visto un uomo che denuncia una donna perché gli tocca il culo, non esiste. Quindi è evidente che è un reato del cazzo quello lì, tecnicamente parlando, lo stalking se l'ha inventato una femminista che ha stabilito che sono dei reati. Come il femminicidio. Immaginiamo due donne lesbiche, che oggi sono abbastanza frequenti. Allora, le donne lesbiche, una delle due uccide l'altra. È femminicidio o no?
Cioè, femminicidio, se una donna uccide una donna non è più femminicidio. Ora si chiamerà omicidio aggravato, perché devi chiamarlo femminicidio? Cioè, se lui uccide lei è femminicidio, ma se lei uccide lei non è più femminicidio. Una donna può fare quel cazzo che vuole, l'uomo no. Ora chiamalo omicidio aggravato. Aggravato da che cosa? Dal fatto che lei è colpevole di essere bella e quindi lui è stato stimolato a ucciderla. Anche l'uxoricidio, per esempio, una tematica su cui sono molto entrato. Quando il Papa, nel punto più grave della sua decadenza, perché il punto più alto è quando questo Papa è andato dal suo oculista, dall'ottico da solo. Si è presentato, gli occhi sono i miei, e quindi guardate me, ha preso lo stesso mio oculista, o ottico, gli ha venduto, e lui ha chiesto anche lo sconto. Il Papa gli ha chiesto, se l'ha mai visto prima, quindi cose bellissime. Poi si è chiamato Francesco, perché nessun Papa si è chiamato Francesco fino ad oggi? Che pure è il primo santo, patrono il più importante di tutti, quindi è un santo facile, no? Paolo, Giovanni Paolo, Benedetto, perché uno per diventare papa deve fare il cardinale, che vuol dire 500 metri quadri. Se tu diventando papa devi ridurti a 30, capisci che chiamandosi Francesco questo si è ridotto, perché Francesco non può avere 500 metri quadri. Quindi Francesco l'ho sempre evitato questi qua. Lui ha scelto il papa che induce alla povertà, il nome del santo che induce alla povertà. Poi è andato, c'era un sindaco Marino che faceva il medico, e allora aveva dato il numero di telefono del Papa anche a lui. Tutte le mattine il medico chiamava il Papa e diceva: come va oggi? Come sta oggi? Come voleva sapere se aveva delle malattie per diventare il medico del Papa. Questo mi toglierò questo qui dai coglioni andando in America. Arriva in America, a Filadelfia, se lo trova davanti, cazzo, ma l'avevo lasciato a Roma e ancora qua in mezzo ai coglioni. E come non era mai capitato prima, il Papa, sapete che i papi e le persone importanti non sanno che appuntamenti hanno, li sanno genericamente, c'è un protocollo cerimoniale, anche in sinistra. Quindi alla domanda a Pio XII o a Paolo VI, lei ha invitato il sindaco di Roma, il Papa risponde: chieda il protocollo. Questo qua ha preso la palla al balzo. Io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro? E l'hanno licenziato subito, colpo di scena, prima nessuno è riuscito a licenziarlo. Quando è arrivato il commissario, dice che andare da Mattarella o da Renzi, è andato direttamente dal Papa e ha detto: sono pronto, si è inchinato così, il commissario ha capito che era tirato. Però poi gliene è venuta una che non è dello stesso ordine, quando dopo il prete morto, dopo le bombe, tutti i casini, dopo Nizza, eccetera, dove in fondo non gli islamici, ma anche i cristiani sono assassini. Vabbè, certo, ognuno, ogni uomo in quanto uomo. Per esempio anche i cristiani possono uccidere la moglie o la suocera. E si è capito che non capivo un cazzo. Perché intanto le suocere non le uccide nessuno. La suocera resiste ad ogni omicidio. Mai visto una suocera uccisa. La moglie, certo, qualche volta è uccisa, anche il marito, però non senza ragione. Cioè uno che uccide la moglie, tu lo capisci. Dici, beh, ha ucciso quella rompicoglioni dopo tanto tempo, quindi basta non metterlo in galera, non farlo risposare. Quindi il reato finisce lì. Ma tra uno che uccide la moglie e uno che mette una bomba in chiesa, uccide o preda, c'è una certa differenza. Quindi lì il Papa ha toccato il suo punto più basso. Allora, in questa logica, anche l'omicidio ha una sua natura, insomma, si può capire. Cioè, uno che uccide la moglie è perché non sa come togliersela di mezzo. Perché se poi si separa deve darle gli alimenti. Sai che faccio? Ti do gli alimenti una volta per tutte, ti elimino per sempre. Quindi ho fatto una proposta di legge per depenalizzare il reato di usoricidio a 2 o 3 anni e basta. Invece lo stalker potrebbe avere l'aggravante, ma insomma si tratta sempre di omicidio. Quindi perché abbiamo fatto questo ragionamento? Per dire che tu puoi anche dire: che fastidio essere bella, preferirei essere come Rosy Bing, no? Nessuno mi chiede niente, capito? Invece io preferirei essere come lei se fossi una donna, capito? Vabbè, detto questo. Allora, prima di chiudere la serata, chiaramente vorrei ringraziare Vittorio Sgarbi per i complimenti fatti alla mia famiglia. Hai visto come ha portato? Ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi, per essere stati fino a quest'ora insieme a noi, e non ho assolutamente la presunzione di concludere Vittorio Sgarbi, ma vi do appuntamento per il venerdì prossimo, l'ultima serata dell'Università d'Estate, in questo stesso luogo. Grazie.